Buongiorno a tutti, sono Emiliano, il narratore della campagna di quinta edizione de Il vento e i boccioli di ciliegio. Faccio questo pezzettino di precisazione registrato dopo la partita che state per ascoltare, la sessione che state per ascoltare, perché vorrei fare un paio di piccole precisazioni. La prima è che questa sera uno dei personaggi, uno dei giocatori, Toby, ha il personaggio che è distanziato dal gruppo, onde evitare di avere al tavolo, seppur virtuale, uno dei giocatori lontani dalla scena, che rischiava praticamente di addormentarsi e non fare pressoché nulla. Ho dato a lui la gestione su Roll20, la piattaforma che utilizziamo, della mappa tattica per quanto riguarda alcuni degli NPC che stanno per giocare. Questo non vuol dire che Toby ha più informazioni rispetto alla campagna, ma ha soltanto delle direttive nel corso della serata per come gli NPC vengono mossi e che cosa devono fare. Questo mi porta a parlare del punto 2, ovvero noi utilizziamo, oltre alla registrazione, Roll20, che è la nostra piattaforma in parte visuale. Quando abbiamo deciso di registrare le nostre giocate, non avevamo ben chiaro la maniera con cui avremmo prodotto il materiale che ascoltate settimanalmente. Quindi posso comprendere che probabilmente alcune scene probabilmente sarebbero supportate meglio, ad esempio per il tiro di dadi, se vi fosse un supporto visuale. Abbiamo volontariamente deciso di non utilizzare un taglio del genere, e mi rendo conto che probabilmente potrebbe essere anche una scelta non premiante in sessioni concitate come questa. Il terzo punto è che, come potrete immaginare, essendo abbastanza neofiti, molto probabilmente ci saranno degli errori, come ascolterete a fine sessione. Vi do un piccolo spoiler. I miei giocatori sono bravissimi e molto pazienti. Ovviamente in una sessione di 3 ore abbiamo tentato di condensare al meglio, tentando di ridurre i tempi morti narrativi, ma abbiamo potuto commettere degli errori durante il combattimento. Sono pienamente soddisfatto di come la sessione sia andata. È una sessione, ripeto, molto, molto concitata. Spero che vi divertiate anche voi nell'ascoltarci. Vi auguro buon ascolto e grazie ancora. Ciao. Buonasera e ben trovati per questa nuova puntata di Il vento e i boccioli di ciliegio. Questa sera tra i morituri e volevo dire tra i giocatori che seguono questa campagna, oltre me, che sono Emiliano, il narratore, abbiamo Malvagio. Esatto. Abbiamo una sempre vivissima eco che guiderò io, Giuseppe. un agnello pasquale pronto per essere sacrificato, cioè Mirumoti de Toshi, Bushi del clan del drago, filosofo evocato al martirio. La prima che morirà, ovvero Akodo Asura, interpretata da me, Domenico. E poi ci sono io, Toby, che interpreto Akashi Zaki, lo shugenja che se ne sta a casa. Bravo, zitto, zitto. Quello che Porta a casa il morirà suo di padre. crepacuore. Quindi, riapriamo la scena con Soshi e Akodo, di cui Soshi sta correndo per prima verso quello che potrebbe essere il suo informatore, e a Kodo che la insegue subito dopo. Arrivate nello spiazzo dietro alcune edifici avete trovato l'informatore di Soshi
che è stato praticamente colpito ed ha casciato in ginocchio, e il vostro sospettato che brandisce un bastone e lo ha praticamente piegato. Una piccola folla di paesani, che di popolani che si sta radunando, e un trio di Ronin, di cui un tizio vi ha appena detto sembrava una giornata tranquilla, e invece guarda qua che cosa abbiamo. Unica cosa, Emiliano, dietro in fondo c'era Mirumoto che stava arrivando. C'era anche Mirumoto, e tra parentesi sì, Mirumoto sta sopravvenendo. Dobbiamo tirare di tattica? Esattamente. C'è pure una folla di gente. C'è una piccola folla di gente, sì, che si sta assemblando. Allora, inizio io subito a tirare allora di tattica su Aria, perché sarà la mia stance iniziale, e ho fatto un successo con Strife, un successo esplosivo con Strife, un'opportunità con Strife e un'opportunità liscia. Tiro l'esplosivo, vuoto, e allora ho fatto due successi con Strife, due successi sì, e uno Strife. Comunque, detto questo, esatto, io sono a 8 totali. Pure. Tiro l'iniziativa, Emiliano? Sì, sì. Mi metto in water. Benissimo, ho ben 4 opportunità come risultato. Queste 4 opportunità le posso usare per alcune cose. Allora, prima di tutto, un'opportunità la uso per valutare la qualità dei terreni sulla scena. La qualità del terreno della scena è praticamente terra. Mi passi un'altra opportunità, la uso per ridurre di 2 il turbamento. Allora, Mirumoto ha completato il suo tiro di iniziativa su tattica e ha rollato un successo con Strife e un successo esplosivo con Strife, quindi ritiro successo esplosivo, me ne viene un altro con Strife, ritiro un altro successo esplosivo, mi viene un'opportunità, quindi io faccio 3 successi e 2 strife, perché uso quell'opportunità per cancellare uno strife. Quindi sono 3 successi, 2 strife e cosa ci sono, master? E siete presi di sorpresa. Ah. Vigilance. Vigilance? Sì. Ottimo, la mia vigilance. Vi aspettavate il combattimento. La mia vigilance è 2, quindi sono 5 dovrei fare, giusto? 1, 2, 3 e 2, 5. Vado a 5 di iniziativa. Quindi la tua iniziativa, Mirumoto, è 5. Sì. Soshi? Soshi, iniziativa 6. Quindi in tutto ho fatto 2 successi, 4 di vigilance, sono 6. Akodo? Io ho fatto ben 4 opportunità, quindi la mia vigilance è 2 e quindi la mia iniziativa è 2. E le opportunità le uso in vari modi. Un'opportunità è per abbassare il turbamento di 2. Ok. Poi c'è le altre 3 opportunità, le uso, ad esempio di opportunità in abilità di conflitto e marziale. Durante una prova di attacco, ignorare un punto di resistenza fisica del bersaglio per ogni opportunità spesa. Quindi vorrei usarle per la prova di attacco in questa maniera, abbassando di 3 la resistenza del bersaglio. Se me lo... Quale bersaglio?
durante la prova di attacco che adesso arriva. Ah, ok. Ok. Soltanto un secondo. Ronin 1. Ronin numero 1 entra in terra. Ronin numero 1 fa un successo con opportunità, un successo con strife, un successo esplosivo con strife. Rollo l'esplosivo che fa un'altra opportunità. In totale fa 3 successi. Loro vanno su focus, a differenza okay. di... Quindi in totale fa 3 successi puliti più 5 di focus, quindi 8. Porca di quella! Successivamente, il numero 2. Cominciamo benissimo. Cioè, al contrario dell'altro, entra in fuoco. Sì. Aspetta. Sì, sì. Ronin numero 2? No, Ronin numero 2 fa un successo pulito, un'opportunità, un successo esplosivo con strife, il rollo esplosivo, e fa un'altra opportunità. Quindi in totale 2 successi e un'opportunità. Questa opportunità in fuoco la utilizziamo per... No, no, questo qui non c'entra. Ok, no. Diciamo che fa soltanto 2 successi. E il suo focus è 5, quindi fa 7. Fa 2 più 5 fa 7. Numero 3 anche lui va in fuoco. Giuliamo, ho fatto soltanto un successo con strife e un'opportunità. E un'opportunità con strife. Dico che fa un solo successo più 5 di focus fa 6. Allora, io tiro l'iniziativa per Ota. E Ota va in terra. Scusi, sì, va in terra. Faccio un successo. Un successo con strife. Un successo esplosivo con strife. E un'opportunità. Con un'opportunità tolgo uno strife. E rilancio. Faccio esplodere il nero. Che mi dà un'altra opportunità. Quindi in totale sono 3 successi. Senza strife e il mio focus è il mio focus è 4, quindi vado a 6. L'ordine è così fatto: il primo a muoversi sono i Ronin numero 1, che sembra essere il capo, dopodiché il Ronin numero 2, dopodiché il Ronin numero 3, Ota, Soshi, Mirumoto e Akodo, perché gli NPC si muovono prima di voi in caso di onore più basso, in caso di parità. No, prima si decide quale tra i due ha l'onore più basso, poi se c'è un pareggio inizia il PC. Ce l'hanno loro più basso. Quanto hanno di onore, giusto per me? Meno di Soshi. No. Meno di Soshi? Incredibile. Soshi non puoi... Quanto onore hanno i Ronin? Ma i Ronin 3 e Ota quanto hanno d'onore? Allora, adesso dammi soltanto un secondo e te lo dico. Come farà avere meno di uno scorpione? Beh, sono Ronin, eh. Sì, però fra gli scorpioni sono i Ronin della società samurai. Sono Ronin anche onorevoli, non è che ragazzi, deve per forza uno schifo. I Ronin hanno di onore 30. Ah, per un pelo. Esatto. E Ota ha onore 0.5. Ah, pure. Niente, allora io tiro. Allora chi ha più onore tira dopo, giusto? Sì. Chi ha più onore tira dopo. Ma si può. Sta cosa qua. Io capisco perché gli scorpioni vogliono avere poco onore. Chi è che vorrebbe tirare dopo? Vabbè. Comunque. State Toby. Ronin numero 1. Lui si muove. Lui utilizza un'azione per muoversi. Usa il suo movimento gratuito del primo suo movimento gratuito e poi utilizza la segna di movimento per spostarsi più vicino. Ok. Poi Ronin numero 2. Ronin numero 2 fa la stessa cosa, quindi sposta di 1 e di 2. Mentre Ronin numero 3, vediamo, si sposta avanti di... No, prima si muove Ota, perché Ota è più basso. Ok,
giusto. Ota si mette in posizione di guardia, si mette praticamente, vi ferma a guardare e dice: andatevene adesso. Cosa volete da me? E poi Ronin numero 3. Il Ronin numero 3 si muove avanti verso i nostri samurai. E poi fa un'azione di guardia. Che se non sbaglio è un tiro di tattica. Sì. Yes, ma guardia su se stesso? Sui compagni? Su se stesso. Sì, dovresti poter aumentare il tiro di attacchi. Sì. È un TN1, quindi rolliamo, e Ronin numero 3 su fuoco. Fa un successo con Strife e un'opportunità e un'altra opportunità, quindi si fa un successo e riesce a difendere, riesce a potersi con successo. E inoltre questa opportunità in più, dico che aumento il utilizzo dell'altra opportunità per aumentare i due il turbamento di Akodo. Diciamo che con fare piuttosto balordo va avanti, fa qualche passo in avanti, sembra minaccioso, scusa, con fare molto minaccioso fa qualche passo in avanti e dice Akodo: Guarda, abbiamo un gatto qua. Allora, domandona di Luoster. Noi siamo giusto in una viuzza. Sì. Quindi a fianco a noi ci sono case. Ci sono case, sì. Sono dei retor bottega, fate conto. Voi eravate su una delle strade principali, l'avete seguito su una serie di vicoli e si è aperto praticamente questo spiazzo dove sono il retro di alcuni edifici. E formano una mezza piazzetta improvvisata. Fate conto che il terreno non è battuto, non è proprio ben asfaltato, è abbastanza brullo, cioè asfaltato, pardon. Non è una strada lastricata come si deve, è un po' un posto dove una specie di cortile improvvisato più che altro. Soshi, presa alla sprovvista, fa un passo indietro mettendosi più vicina possibile ad Akodo, quasi istintivamente. E nel fare questo passo indietro inizia a sibilare leggermente e tenta un cast. E dopo vi dico che cosa sto castando. O te lo devo dire subito, o lo farò un po' di... Me lo devi dire subito perché qua è la tua scena. Vapor of Nightmares. Vento, vapore degli incubi. Shatush. Allora, tengo allora vapore degli incubi. Tengo, devo ritirare successo esplosivo. Poi vi leggo il completo. Eccolo qua. Allora, ho 4 successi e un'opportunità. Allora, vi spiego cosa fa vapore dell'incubo. E il cast è riuscito. Lo sto castando verso il signor Roni numero 1, quello che, se non ho ben capito, dovrebbe essere più vicino a noi. No, il numero 1 è quello con è in terra. Sì, secondo, quello più vicino a noi. Vapore dell'incubo crea un'illusione... Okay. Cosa? Il numero uno è pure vicino a voi. Quello in terra è il numero 1. Ok. Lui voglio, bravo. Il bersaglio... Beh. Allora, io creo un'illusione della sua paura peggiore. Lui deve fare un tiro di meditazione di TN5 per riconoscere questo fantasma per ciò che è. Se fallisce, il suo turbamento aumenta del mio anello dell'aria, più i successi bonus, e il fantasma, e visto che appunto ho tirato anche un'opportunità, gli voglio dare la condizione, oltre ai 4 di turbamento, la condizione disorientato. Non puoi spendere opportunità su di lui perché è in terra. Infatti. Beh, ma non posso spendere opportunità. E anche uno Yari, vuole anche notare. Allora io faccio un'altra cosa. Spendo la mia opportunità. Spendo la mia opportunità per castarlo anche su quello più vicino in fuoco.
pure, ok. Se questa tecnica può colpire bersagli diversi a se stessi, il personaggio sceglie un bersaglio in più per ogni opportunità spesa così. Quindi tutte e due aumentano di 4 il loro turbamento se non superano una prova di TN per quello di terra e 5 per quello che è in fuoco e 2 purtroppo. Ok, allora inizio con quello di terra, che è il numero 1, vediamo. Allora, terra... il TN 4, quindi... su Marshall... 1, 2, fischia, tre successi. Sì. Di poco non ce l'ha, no, di poco fallisce. Di poco fallisce, sì. Tre successi, di poco fallisce. Ok. Tu sai che cos'è il loro turbamento? Io... qual è la loro paura? In realtà, cioè no, nel senso che ti dico quale sarebbe il ragionamento di Eiko. Vedendo il loro atteggiamento, immagino sia chiaro comunque che quali samurai erano una volta. Sì. Nel senso, dalle loro movenze e dalla mia attenzione per questi particolari. Quindi quello che immagino possa far apparire loro è il fantasma di due grandi del loro clan che li guardano, guardandoli con disprezzo, si avvicinano a loro con l'ottica appunto di farli accazzare. Toby, tira l'altro. Ok, dopo... puoi spendere void, Ha detto, qual è l'effetto che gli imponi comunque? Per prendono disorientato e 4 di turbamento. Ok. E se si scombinano, me lo dovete dire. Non serve fare void. Allora, azione. Poco. Quindi è disorientato il primo. Ok, hai detto di due... i successi bastano? Sì. Sì. Allora, guarda che... comunque Agasha sta tirando, cioè... sì, infatti, una roba pazzesca. Quando usa i PNG, quando usa i PNG fa veramente schifo, veramente, guarda, è una cosa incredibile. Allora, e invece il capo riesce a resistere al tuo incantesimo. Quindi, quello in terra immagino non si smascheri? No. Cioè giusto, non supera la sua composure? No. E quindi niente, prende 4 e la condizione disorientato, che per gli amici che ci ascoltano da casa, vi dico che fa, se la trovo. Aumenta di 2 il target number di alcuni tipi di azione, che sono quelle di supporto, mi sembra. E di movimento. E di movimento, a meno che non siano fermi per un turno, tipo. Ok, già. Movimento e supporto, capito. Ok. Mirumoto, tu sei leggermente indietro e il prossimo turno entri nella scena, La stai iniziando a intravedere. Ah, ok. Ma io ho ascoltato le parole del nostro ricercato inseguito. No. Allora, buon per lui. Eri troppo lontano e praticamente hai iniziato ad affrettare il passo quando hai visto Soshi indietreggiare e immagino Akodo preparare le armi, insomma. Anche perché al momento voi ce l'avete infoderate. Mm-hmm. Sì. Mi concedi per concludere il mio turno, Master, qualche parola? Sì. Dei samurai servono un popolano adesso? Bravo. Dico rivolgendomi a quello che immagino essere il capo, che immagino aver scansato la mia illusione come fosse aria, letteralmente quello che è. A codo. Quindi noi abbiamo ancora le armi infoderate. Sì, loro no. Perfetto. Se mi riesce una cosa, forse ce la fai tranquillamente. Accordo tu. Quindi... tocca a me. Tiro di martial arts su Water. Aspetta, cosa vuoi fare, Domenico? Vorrei su Water, vorrei prima di tutto tirare martial arts, come ti ho detto, su Water, e poi... vedo se mi entra un Shuji che ho preso, che è praticamente manovra sfuggente, e con un movimento e azione di movimento e azione di supporto, praticamente posso individuare una zona con qualità oscurante e far muovere tutti immediatamente di un range verso quella zona. E poi con l'azione bonus tiro fuori la katana.
questa. Ok, quello che fai praticamente è ti entra, credo. Allora, vado subito a vederlo, ma credo proprio che mi entri. Aspetta, credo che vado che a vedere. Ti entri perché hai fatto, ho due, fatto. Successi due successi normali, due successi con Strife e un successo esplosivo e un blank. No, successo esplosivo no, sono due normali, due successi con Strife, ah sì, uno esplosivo, esatto, uno esplosivo. Direi che ti entra. Allora. Senza guardare il TN. Il TN comunque è 2. E praticamente vedo sulla mia sinistra una zona che è coperta dal tetto, mentre invece ci sono i raggi del sole dietro di noi che praticamente vanno in faccia ai nostri avversari. E con appunto alcune parole mi rivolgo ai miei compagni e dico: sulla destra abbiamo il vantaggio della controluce. Esatto. Detto questo, ti sposti, ti defili praticamente sulla tua sinistra di un range band. Tutti quanti si possono spostare immediatamente, dice anche. Se è successo durante una schermaglia, allora bersaglio un numero qualsiasi di individui amichevoli nella scena, o il drappello del bersaglio in una battaglia campale. Può essere usata solo in schermaglia o battaglia campale. Se è successo durante una schermaglia, scegli una posizione contenente un terreno visibile. Ogni bersaglio può muoversi immediatamente di una lunghezza verso di esso. Le prove di attacco che colpiscono qualsiasi bersaglio all'interno del terreno considerano quel terreno di qualità oscurante. Ok? Quindi il range band, Emiliano, dimmi dov'è, che uno. Mi sposto verso di lì. È soltanto di uno, quindi ti sposti alla tua sinistra di un range band. E, come ho detto, con l'azione bonus, praticamente tiro fuori la katana. E una cosa, no, basta, nulla di che, l'azione, esatto, tiro fuori la katana, fine. Ok. Ok? Fine del primo turno. Faccio un riepilogo del primo turno di combattimento, dove praticamente i tre Ronin si avvicinano, armi alla mano, e guadagnando un range band nel tentativo di portarsi a distanza di lama. In tutto questo, Ota, il popolano, con le sue vesti lise, urla: andatevene via, cosa volete da me? Soshi a questo punto inizia a concentrarsi chiudendo gli occhi e una piccola corrente d'aria gli muove i capelli e inizia a invocare i kami. Se la telecamera girasse e andasse sulla visuale di alcuni dei Ronin, vedrebbero praticamente le Soshi e le vesti di Soshi cambiare completamente colore per un attimo, probabilmente diventare di un colore differente, e il mon di Soshi dalla forma della famiglia Soshi, quello che ha stampato sul kimono, intendo dire, inizia a deformarsi, quasi a diventare molto simile a quello di un unicorno della famiglia ai quali i Ronin un tempo apparivano. Ovviamente il Monin è molto più spettrale e quasi molto più spaventoso. Questo complice anche la brezza d'aria che ne muove i capelli e ne fa fluire le vesti del kimono di Soshi. In questo attimo di esitazione, Akodo riesce a individuare una zona dove guadagna il favore della controluce, avendo il tramonto alle proprie spalle, in maniera che il balenare del rosso fuoco del sole, che sta iniziando a scendere
per dare spazio alla notte, accechi o meglio dia fastidio ai Ronin, facendo in maniera che debbano in parte coprire gli occhi. Tutto questo avviene nella frazione di pochi secondi, mentre il nostro prode Mirumoto corre e inizia praticamente ad avvicinarsi alla scena dove si sta per combattere. Perfetto. Allora, il Ronin numero 1 per questo turno non si muove, rimane un attimo perplesso, un po' spaventato, e dice: ma voi come siete arrivati qua? Ronin numero 2. Ronin numero 2 invece, allora, fa un movimento di un range band per di qua. Esatto, fa un movimento e poi utilizza un'azione di movimento, e questa qui è proprio l'azione stessa di l'azione che mi richiede di fare un tiro di fitness per di TN2. Ok. E se lo supero posso muovermi di un'altra range band. Quindi è sempre in fire? Sì. E a questo punto, con fare minaccioso, tira e poi ti dico se succede o meno. No, non ce la fa perché anche in fire. Ok, però spende opportunità. Esatto. Comunque si sposta di uno perché ha fatto comunque quell'azione, anche se non è riuscito a superare il tiro. E vediamo. Allora, è un fuoco schermale. Sì, allora, di vantaggi utilizza. Vediamo. Ok. Aizza di nuovo a coda. Provoca di nuovo a coda. Sì, praticamente. Allora, quello che fa è tenta di fare un movimento in avanti. Sta quasi per approfittare di un attimo di smarrimento di Akodo, finta una carica, poi quando vede Mirumoto arrivare si ferma, ma detto questo è minaccioso nei confronti di Akodo. Ok, quindi aumento lo strife di 2, giusto? Aumenta lo strife di 2, sì. Perfetto. Poi gli do il numero 3, si sposta di 1 e poi di 2, questa qui è la prima azione di movimento, poi la sua seconda azione è di spostarsi di qua, fa un'altra azione di movimento. Praticamente il Ronin numero 2 inizia ad avanzare tentando di prendere il lato o comunque di tenere il centro dello scontro dove i nostri combattenti si muovono. Tra parentesi, si muoveva prima Ota. Scusa. Ma praticamente tenta di non farsi aggirare da Kodo e da Soshi. Ota invece passa in aria, pardon, e si muove di 2 range band verso Toshi. A questo punto si sta formando un drappello di persone dietro che sente praticamente il vociare. Soshi, tocca a te. Allora, nel mio turno io casto Yari of Hair, perché dopo essermi spostata prontamente nella zona oscurata su consiglio di Akodo, cioè pensate voi, se nei momenti di crisi arrivo anche addirittura ad ascoltare Akodo, tiro Yari off air e ce la strafaccio. Allora utilizzo, vabbè, con uno delle, allora ho fatto
4 opportunità lisce, un successo esplosivo con Strife e un'opportunità. Allora, uso un successo e un'opportunità. Anzi, uso un successo e due opportunità per evocare non uno Yari come da copione, ma come l'altra volta un Daikyu, quindi un arco con le sue freccette. E utilizzo l'altra opportunità per mettermi in posizione di guardia, come mi permette di fare l'incantesimo, ma non nei miei confronti, ma nei confronti di Akodo. E quindi letteralmente tendo l'arco invisibile pronta a scoccare una freccia ai piedi di chiunque si provi ad avvicinare ad Akodo per distrarli o quant'altro. Certo. Quindi devo fare una prova di tattica istantanea. Ok. Scusate, utilizzo le ultime due opportunità per calarmi lo strike. E utilizzo il singolo successo per mettermi in guardia aumentando del TN di 1 il TN per colpire a codo. E con questo ho concluso. Ok. Sì, davanti dimmi. Scusami, davanti a te la scena che si apre è questi tre Ronin, armi alla mano, e che stanno praticamente iniziando ad affrontare Akodo, mentre questo drappello di persone è iniziato a gustarsi la scena. Sono dei popolani. Allora, io voglio sapere una domanda, vorrei chiederti una domanda per sapere una cosa dal punto di vista sociale. Sì. È normale che i Ronin siano assoldati da popolani? Prima domanda. I Ronin sono assoldati da persone che li pagano. Ok. Quindi volendo, sì. Ok. Seconda domanda. È possibile far leva sul proprio status per comandarli di avere rispetto del Lord qui, di non turbare la pace di questa pacifica provincia e di essere... Non è una regola esatta, può succedere qualsiasi cosa, dipende da come loro percepiscono l'onore. Non hai comunque, tu non hai mandato non hai il mandato del signore di questo paese, ma hai il mandato del Lord provinciale, quindi teoricamente, okay. No, lo dico per una questione di responsabilità. Perfetto, quindi potenzialmente. Una cosa, hanno questi Ronin, hanno, cioè, non hanno Mon. Che... non hanno Mon, se è quello che mi stai per chiedere, o che figli. Vuol dire, che vuol dire il mondo della famiglia. Ok, perfetto, non hanno Mon, quindi potrebbero essere quelli che sono vaganti per la provincia oppure no. Esatto. Non so. Ok. Domanda, è possibile fare un check di comando per farli desistere nel nome del nella tua azione? È il tuo turno, qua non fai, cioè, conta come un'azione, come un check normale. Ok, allora io quasi quasi lo farei, uso terra chiaramente a questo punto per farli ragionare. Gli stai dicendo con abbastanza pacatezza. Approccio della ragione, terra. Rimprovera verbalmente un gruppo di soldati o che sono diventati lassisti nei loro doveri, oppure stabilisci ordine su un campo da battaglia caotico, oppure rendi qualcuno impaurito delle conseguenze delle loro azioni. Ecco, allora, okay. Io vorrei utilizzare un check di Command Earth. E valuto pure se fare il void. Direi che mi faccio il void, perché posso sapere il target number? Il target number è 4. Che gioia! Oh, io ci provo. Ci voglio provare. Allora, uso pure un void. L'unico void che ho preso da poco.
tipo dopo, e gli dico: posso utilizzare, immagino dal punto di vista sociale, un po' un atteggiamento di superiorità, perché siamo anche gli orichi. Hai gloria. Sì, anche. Tutto. Nel nome del magistrato, desistete dalle vostre azioni, da queste azioni, se non volete incorrere nella sua collera, operata dai suoi yorichi, dico, e tiro. Allora, voilà, e adesso faccio pure il void. Ho tirato 3 critici con strife, 3 critici con strife più un successo normale con strife, e in più ho tirato un'opportunità con strife. Sono tutti esplosivi, sì. Allora, quindi mi tengo i 3 critici e rirollo. Chi non risica, non rosica. Ho tirato un altro successo esplosivo che ritiro. E ok, va bene. Allora, ho accumulato la bellezza di... Allora, erano 3 successi con 3 strife, più quelli... quello no, perché non lo prendevo. 4, 5 successi, più, esatto, perché, e gli dico queste parole riguardandoli con disprezzo, proprio per dire, che far capire, enfatizzare il fatto che si stanno comportando in una maniera completamente scellerata. E posso fare un'azione di movimento, mi metto vicino, avanzo insomma di un pochettino, ma per avvicinarmi alla scena con calma e con le armi inclinate. Rimango in acqua e mi sposto verso, come ho detto, verso sinistra, verso la zona che ho individuato, oscurata dall'ombra. Mi muovo di 2 range e col terzo, con l'azione di supporto, faccio Calming Breath. Sei oltre il tuo strife? Sono oltre la metà. Oltre la metà sono. Ok, sì. Ok. Ti inizia ad avvicinare verso la zona d'ombra. Perfetto. Loro sono un attimo titubanti. E Ota, allora, il drappello di persone si guarda come per dire: sono gli orichi. A questo punto, sono gli orichi. Iniziano a serpeggiare la cosa e sono un po' come se fossero dei bambini presi con la mano nella marmellata. I popolani si bloccano. E Ronin numero uno. Ronin numero uno guarda il capo e dice: che facciamo? Che facciamo, capo? Ronin numero 2, che è il capo, e il numero 3, che è il capo, si attiva dopo, ok? Il Ronin, l'altro, dice: guarda Ota. Il Ronin numero 3, anzi, si muove Ota. Ota dice: farò in maniera di raddoppiare la vostra paga. Se li uccidete, nessuno testimonierà, potrà testimoniare contro. Non c'era uno sotto vapore dell'incubo? Non più. Non più. Ah, okay, non più. Okay, non più. E a questo punto il Ronin numero 3, spronato dai soldi di Ota, fa avanti e porta un attacco, se ci riesce. Ok. Quindi va, no, avanti. Scusami, tutti e 3 Ronin non hanno perso il loro round per aspettare la risposta di Ota? 2 Ronin su 3. 2 sì. 2 Ronin sì. Ota si muove prima del terzo Ronin. Ok. Mi hai fermato uno. Vabbè. Allora, Ronin numero 3 si sposta verso il codo di 1 e attacca. Soshi è ancora in guardia? Sì. Quindi il TN è 3, giusto? Il TN è 3 perché ha la guardia. A codo è in guardia.
No, Soshi è in guardia. È in guardia su di me. Quindi praticamente cerca di intercettare l'attacco che farò contro il contro Kodo. Quindi evitate di scrivere in chat che no. Ok. Ma nessuno di loro ha preso Strife per la trovata. Esatto, mi chiedo anche io se avrei ricevuto un po' di Strife, Master. Prendono tutti quanti 3 Strife dalle parole di okay. Di Yakodo. Di Yakodo, oh. Di Mirumoto. Ok, oh, che bello. Anche giorno Strife. Bella azione comunque, Scald. Il canto del cigno, anzi il canto del drago. Nel frattempo Agasha ha rotto le scatole. Stai tirando l'ira dei kami. Stai tirando l'ira dei kami. Me lo sono portato apposta. Me lo sono portato apposta perché ieri sera non ha azzeccato un tiro. Sì, ma pure come Agasha non ha azzeccato un tiro. Ma non azzecca mai come Agasha, non ne azzecca mai. Come Agasha fa cagare i tori stitici. Come avversari tira fuori l'ira dei kami. Allora, ho dato 3 successi con 3 successi positivi con Strife. Uno di questi è nero e 2 di questi sono bianchi e li rollo. Ho fatto 4 successi. Però dato che in Fire Stance aggiungo anche lo Strife, quindi sono 7 successi e un'opportunità. Questa opportunità la uso per ridurre lo Strife, che diventa quindi soltanto 5. E 7 successi contro la TN che è 3, quindi sì. 4 successi bonus. La tua armatura quant'è? No, armatura, non armatura, perché non ha armatura. No, però ha le vesti. Alle vesti. Esatto, quindi riduco di un danno. Più la guardia, quindi... più la guardia di Soshi. No, già contro. Quindi, il processo bonus sono 4, però riduco di 1, quindi sono 3. 3 danni bonus, la katana fa 4, se non sbaglio. Sì. Quindi ti faccio 7. Mego io. E lo aggiungo a Strife? No, fatica. Ok. Fatica. Praticamente la scena è questa, c'è questo momento di turbamento, probabilmente i due sono lì che non sanno che cosa fare, questo tizio che è intimorito dalla situazione si scaglia praticamente contro Agasha con la katana, il capo, e dice e urla con un colpo praticamente... quello che viene chiamato Do, ovvero è un colpo sulle costole, tenta di spazzare Agasha da sinistra verso Kodo. Destra, a Kodo, scusami, non ce la farò mai, tenta di spazzare da Agasha, no, tenta a di Kodo. Spazzare a Kodo da destra verso sinistra con un colpo di Do, e quindi è... testa, spada sopra la fronte che cala sulle costole. Adesso tocca a Soshi. Allora. si nota un cedimento nella loro sicurezza, perché hanno chiesto aiuto al... cioè hanno chiesto al tizio lì di confermargli la paga, eccetera. Quindi noi notiamo comunque che le parole di Mirumoto hanno... giusto? Sì, hanno un attimo, si sono un attimo impietriti. Oh, io la provo, mi piace l'idea di Mirumoto. Cioè, Soshi coglie l'intenzione di Mirumoto, vede avvicinarsi il Ota qui, fa ancora un piccolo passo indietreggiando con il suo arco, ma prima di tendere l'arco invoca ancora i kami, e cerco di castare Dono della Memoria per evocare, dimmi tu Master se è plausibile prima che io tiri, perché sennò sopra uno dei tetti oppure i due tetti vicini al vicolo delle sagome di samurai con la maschera dello scorpione con gli archi tesi sopra gli avversari. Quant'è la silhouette? Posso, dipende se riesco a fare le opportunità. No, come puoi tirare. Aspetta. Devo fare un tiro. Posso evocare degli oggetti? No, posso evocare degli oggetti, ma se mi entra anche l'opportunità, una creatura o una persona. Ah, ok. Posso, cioè, ci sta, nel senso, sono abbastanza vicine i tetti spioventi di questo sì, palazzo. Può darsi, puoi anche metterli dalla parte opposta, lontano dalla zona sopra. Ok. 2 successi esplosivi e 2 opportunità. Quindi. Quello che faccio è, senza neanche tirare successi esplosivi,
mi prendo i due strife dei successi esplosivi e con le due opportunità per l'appunto non creo un samurai, ma due samurai. Okay. Creo due samurai sui due lati della strada e rivolgendomi, cioè quindi più che un'azione offensiva è proprio l'azione unica del mio round, rivolgendomi ai Ronin, farete meglio ad ascoltare Mirumoto, andatevene, e faccio un cenno verso i due samurai che sono queste due figure lì con gli archi tesi proprio sul vicolo. Ok. Mirumoto. Allora, la mia stanza è vuoto. Io sono molto sgombro la mente perché sto vedendo letteralmente rosso, perché ero già molto turbato da tutte queste evoluzioni. In più sono stato turbato dal fatto di vedere i miei compagni assalire all'improvviso mentre io ero rimasto in... è come se mi fosse mancato un po' anche il fiato per il disagio di come se li avessi mancati, insomma, ecco, anche se ero rimasto indietro per un motivo di indagine. E questo per dire che sono arrivato proprio precisamente alla compromissione con l'ultima scena, per quello poi stavo trattenendo, ho detto che trattenevo a stento mentre ero arrabbiato, lo sguardo così, sono preciso, arrivato alla compromissione. Quindi questo round io resto in vuoto, ho visto che in base alle regole, anche se sono in vuoto, prima devo essendo compromesso, non posso tenere dadi che contengono il simbolo strife. Esattamente. E quindi il void invece dice che non ricevo strife dai simboli dei dadi tenuti, quindi io non posso tenere i dadi, quindi sono prima compromesso. Quindi io, sì, la cosa più giusta che posso fare per il momento è... Calm in breath e muovermi in void. Void? No. Questo round non mi conviene. E allora, con un'azione di movimento posso mettermi vicino da Koda. Però non puoi fare calm in breath. Allora faccio acqua e mi metto vicino a Koda con due azioni di movimento e faccio calm in breath. Ok. E quindi vado a uno sotto la compromissione. Prima cosa fa... vuole attaccare il samurai che ha davanti, rimanendo in acqua. E allora la prima cosa che fa è l'azione di supporto per abbassarsi la strife. Dopodiché con l'altra azione attacca il samurai che ha davanti. Quant'è il TN, scusami? 2. TN 2. Ok, quindi io ho fatto due successi esplosivi con strife e due opportunità. Detto questo, tengo i due successi esplosivi e non li ritiro. Mi tengo i due strife, ma li abbasso con l'opportunità ancora. Quindi uno strife. Quindi praticamente no. Sì, ne tieni tre. Sì, ma abbasso lo strife di 2. Lo alzo di 2 e lo abbasso di 2. Sì, sì, l'acqua è giusto. Esattamente. Il TN mi hai detto che 2 per colpirlo, quindi... Scusa un attimo, ti do quindi i danni della katana? Dovrebbe essere 4. La katana è danno 4, sì, esatto. Non ne puoi esplodere i dadi? Non li voglio esplodere, francamente. Ok, allora gli fai soltanto... Ok. Giusto. Allora, mi prendo un attimo un respiro e gli do un colpo con la katana, colpendolo a un braccio. E visto che ho ancora un'azione bonus con l'acqua, mi sono ricordato, un'azione di movimento, mi sposto dentro alla zona che ho individuato all'ombra. Quindi ho fatto calm in breath, ho fatto l'attacco e il movimento. Ok.
I popolani a questo punto corrono via, iniziano a correre via andandosene quando ci sono altri samurai e sono così. Quindi il Ronin numero uno, dammi un secondo, il Ronin numero uno a questo punto tenta di andare verso la zona di oscurazione. Sì, va bene. Va in aria tentando di proteggersi e va, tenta di, come si dice, va verso la protezione praticamente del coso. Tra parentesi, lui in aria può fare due movimenti, se non no. Solo uno, scusate, acqua, sì. Una cosa, Emiliano, dalle regole il TN contro di noi è solo il TN aumenta di uno solo contro di noi, loro non aumentano il TN se vanno nella zona oscurante, perché dice che bersaglio gli amici. Quindi loro, allora guarda, facciamo così. Lui fa un tiro, scusami, lui fa un tiro di fitness, va in coso e tenta di incrementare la guardia. Rimane in aria per incrementare la difficoltà e fa guardia. Guardia però è un tiro di tatti. Sì, esatto, tattica, vabbè, tanto Master non prende strife per la situazione? Cioè prende... l'ho fatto caccare un po' sotto? E prende un punto di strife. Okay. Quanto hai fatto, scusami, tu, di risultato? Avevo fatto due successi e avevo creato con le due opportunità due samurai. Allora è più bassa della sua vigilance, quindi no, non prende strife. No, ma aspetta, i miei successi erano per evocare, non per... Sì, ma lui in questo momento è un po' turbato, è un po' come per dire, ma da questi da dove sono successi? Da dove sono saltati fuori? In questo momento non prende strife, ma si mette in guardia perché non ha veramente il tempo di reagire su questa cosa. Capito. Ronin numero 2. Prosegue, ingaggia, presumo. Mi sposto in acqua con lui e faccio la prima azione per un altro movimento, naturalmente, e poi altra azione di movimento con l'acqua, gratuita. Sì. E poi attacco Minamoto. Quindi Ronin numero 2. Con solo due dadi, purtroppo. Quindi... Ma guarda, veramente. Cioè, io guarda, veramente. Non ho parole. Io ne ho tante, ma non sono carine, Toby. Esplosivo con strife. Però puoi tenere solo due, dai. Esatto, esplosivo con strife e stesso con strife. E faccio esplodere l'esplosivo. Sì. Che è un blank, quindi faccio 4 danni. Quindi con due strife. Che però tu riduci di 1, quindi ti faccio 3 danni. Perché riduco di 1? Perché hai le vesti. Ok, quindi sono tre fatiche, giusto? Perché sì. Non ho l'armatura indosso. No. Esatto, lui praticamente inizia a correre in avanti e con la katana tira praticamente verso la gola, vedendoti tu che ti stai un attimo concentrando e pensando che sei senza guardia, va per un colpo di ski, ovvero un affondo verso la gola, ma con una certa prudezza riesci praticamente a schivarlo, memore delle tecniche che hai. Ota a questo punto, trovandosi il leone a fianco, andrebbe, adesso vi dico, va in fuoco e tenta di colpire la leonessa. Tristezza. No, non si muove neanche, perché è già ingaggiata. Ma è un bastone? Sì, ha un bastone. È un bo? No, è una... Ma adesso okay. Ve lo dico che cosa... Ha praticamente proprio un pezzo di legno. Io, ragazzi, scusatemi, mi spiace Face interrompervi, tanto. Ma mi sono dimenticato che, visto che tu prima parlavi di vigilance dei nostri compaesani,
loro, il mio tiro, dono della memoria, non si attiva sulla loro vigilanza, la capacità di discernere o meno, ma devono fare un tiro di estetica, forgia o moda, ATN 4, fuoco 2, terra 5, per capire se sono delle illusioni o se sono reali. Oddio. Porca miseria. Ok, quindi che faccio? Le faccio girare adesso? Fai no, altro, se no bisogna ragionare come se loro per loro fossero reali. Perdonatemi, non avevo letto fino in fondo la tecnica. Ok, allora nel momento del tiro, quindi c'era uno in terra e due in fuoco. Quindi quello in terra vanno di 30, eh? Vanno? Scusami, su che cosa devono tirare? Artisan. Artisan, sì. Rollo io? Sì, vai, vai, tiro. Ma guarda Teo. Una mano allucinante. Ma aspetta, però fermi perché tanto è terra 5, se non esatto, fate i due quindi... successi zitto, per carità, non conviene farlo obiettivamente, perché a prescindere mi prende così tanto strife che ci sguazzo. Allora ci crede, sto pensandoci. Se io credessi che sono dei samurai, cosa succederebbe? Guarda, loro sono determinati a questo punto a non farvi uscire vivi. Vuoi per i soldi? Perché ormai si sono compromessi. Il manuale non specifica cosa fate se li ritenete reali, perché appunto è un uso un po' inusuale di questi. Sì, sì, ma soprattutto esatto, perché è solo su oggetti, ecco perché se è reale o meno. Quindi... potrei sapere esattamente se sono delle conseguenze, che conseguenze ci sarebbe esattamente? Scappo oppure resto lì ma mi prendo strife? No, combattono fino alla morte questi, non hanno più nulla da perdere. Okay. Ormai si sono compromessi e devono uscire o loro morti o loro vivi. Ok, allora, quello in terra gli faccio fare il tiro volontariamente perché ha troppo strife e non me lo posso permettere. E questo qui è uno, poi quell'altro... è in fuoco, quindi tiene soltanto due. Guarda, è incredibile. Fai schifo! Bastano due successi e me li tengo. Non... prendi anche due strike, anzi, però. Gli esplosivi, esatto, i militi. Però li rollo comunque, se si esplosivi. Ok. E no, comunque è un 3 e... ok, faccio 3 successi e 2 strife. Me lo sono segnato, sì. E poi rollo il numero 3. Anche lui in fuoco. E che cazzo. Però ci crede. Lui ci crede. Sì, lui rimane un attimo indietro e titubante. Vado con l'attacco di Ota che avevamo interrotto. Ota. Anche Ota deve tirare. Vero. Sì, vero, scusate. Allora, Ota era in... in acqua. In acqua prima. Quindi TN4. Allora, TN4... magari potresti fargli perdere il turno a chi ci crede, no? E infatti si sono uno ha creduto, l'altro... l'altro abbiamo già fatto l'azione. Uno si è messo in guardia, le altre hanno attaccato, più o meno. Ci ok, sta. Acqua. Mm-hmm. Fa esplodere. Ne faccio esplodere due. Ne faccio esplodere uno. Ci crede? Non ci crede. Ci crede e ha preso una sbrega di strife. No, due strife si prende. No, se ne prende... ah sì, due. Prende due strife, sì. In teoria non mi attacca perché ci crederei, ma non ha tenuto. No, Domenico. Lui è in corpo a corpo, i cosi sono qua. L'uso è anche abbastanza improprio dell'arma della cosa, quindi ti attacca. Benissimo. Sì, diciamo che lo strife è quello che si pigliano. Allora, lui va, dicevo, in terra a questo punto. E tenta di darti una mazzata tentando di... io ho TN aggiunto, aumentato di 1, eh? TN3. TN3. Allora, prima tiro. Madonna santa. Ma la smettete voi due? Ma non ne posso più. Allora, esplodere. Faccio esplodere e faccio, per l'esattezza, due successi normali con il primo round di kill
due successi, di cui uno esplosivo e l'altro con Strife, e quindi l'esplosivo anche con Strife. Faccio quindi esplodere l'esplosivo e faccio un successo. Sono quindi la bellezza di uno e uno Strife. No, prenditi anche l'altro successo, successo con Strife, così fai, dato che sei in fuoco. Esatto. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Il successi. Tiene 3. Danno a letalità 3 o 4 e fa danno 2. Quindi danno 2. È un'arma improvvisata. Quindi okay. Quanto mi devo alzare? 6. Fammi qualche calcolo. Sono 2 danni, 5 danni, 4. Fa 4 danni. Che miseria, sono messo male. Hai superato la tua fatica? No, per fortuna di un punto no. Ok. Tu praticamente sei ingaggiato con quello lì che stava combattendo. Improvvisamente dal nulla, non, con la coda dell'occhio, eri convinto di riuscirla a tenere a distanza. Lui va praticamente per colpirti su un polpaccio, tentando di farti cadere. E però con una schivata, con una spazzata, praticamente lo mandi fuori bersaglio. Il Ronin numero 3 che Aria mi si sposta in aria, credendo a questi tizi, sì, sui tetti. Decide di mettersi in aria per essere più evasivo, hai la possibilità anche con le frecce. E direi che si mette anche in guardia, sarebbe l'azione più sensata. Sì. Senza attaccare il mio moto. Praticamente sì, si mette in guardia. E dammi un attimo. Allora, ecco qua, è in aria. Iniziale. Mamma mia, Agasha. Ma po! Allora. Sì, ma è illegale. Allora, il TN1, io dico che. Aspetta. Il TN non è 1. Il TN, sì, di tattica è 1, ma non ho attaccato. Ah, sei fatto guardia, ok. Allora, il TN è 1 e aumenterà la guardia a 4. No, direi che me la tengo così, quindi. Senza prendermi ulteriore style, quindi utilizzo la mia azione per mettermi in guardia, sì, e aumentare la difesa di uno in più, quindi dai, su TN4 adesso. Ok, tocca a me. Vai, Soshi. Allora, notando che si sono un attimo scaccazzati in mano e visto che io sono troppo vicino per castare frecce su chiunque, ricasto Vapori dell'Incubo su quel benedetto 3 che a sto giro, se non si caga in mano, è un drago. Okay. Drago del clan? Esatto. Quindi, cosa difficilissima, ma ci riprovo. Anzi, per l'amor dei Kami, sacrifico il mio ultimo vuoto. Crediamo in 3. E gli vuoto l'anima addosso. Nope. Che tiro illegale. E quello che faccio, fatto 3, 4, 5, ho fatto 2 opportunità e 3 successi con 2 strife. Quello che faccio non è abbastanza, però quello che faccio è incanalare i dadi. Tengo tutti i dadi che ho tirato per un successivo cast. Quindi tengo proprio letteralmente tutti i dadi. E poi scelgo nel prossimo turno. Guarda, hai fatto i compiti a casa, Soshi. Eh? Ha fatto i compiti a casa. Minumoto! Scal? Anzi, no, aspetta. Scusate. Attenzione, colpo c'è di scena. C'è stato un errore. Vabbè. Dimmi. Ho aggiunto uno skill anziché un ring col vuoto. No, rolla il vuoto, rollo il nero. Rollo un nero. Bella lì! Esatto. Mai avuto dubbi. Ma no, perché questo cosa ha detto Agasha? Rolla il vuoto. Sei un uomo brutto proprio. Comunque, Toby, basta interpretare Agasha e porta sfiga. Basta. Allora, lui voleva fare un Bushi, all'inizio della campagna. Mollo Agasha e io a giocare un Ronin. Ecco qua.
Mannaggia. Allora, Mirumoto, che ha entrambe katana e wabizashi inguainati. No, ah, inguainati, sì. Certo. Allora, fa uno yaijutsu. Allora, va in vuoto. Guardalo, guardalo, drago. Yaijutsu. Yaijutsu. Taglio yaijutsu. Lama nascente, lama sorgente. Formazione d'attacco. Uso un'arma inguainata. Raggio 01, TN3. E vediamo se riesco. Devo fare un critico. Se riesco, faccio pure danno. Tre a farlo. Adesso vediamo un po'. Devo fare vuoto perché non voglio fare cose. Allora. Ti attacchi? Attacco quello numero 2, perché mi sembra che... Esatto, quello in acqua. Bravo. Giusto? Sì. Uno c'è TN2, l'altro TN4, decidi te. Beh. Ma tanti TN uguali, perché comunque devi fare tu il tiro da TN3. Sì. Sì, però è l'unica cosa che devo fare. 1-2. Ah, ok, no, forse ce la fai. Non forse ce la faccio perché ho l'ha detto a Gasha, no, ma perché l'ha detto a Gasha? Ma porca. Gasha, devi stare allora zitto. Ritiro un bianco prima che parli Tobby. L'hai detto, e l'hai infatti detto anche te, ha detto tanto. Purtroppo non riesco, mi prendo il vuoto, no, lo strefe non... sono in vuoto, quindi ho fatto un TN2, quindi non riesco a aspetta un attimo però, sì, perché tanto li devo dichiarare prima. Aspetta Scald, mi descrivi che cosa hai tirato? Infatti da allora, zero, siccome... perché è incasinatissimo se no, e dimmi, sì, che cosa fai. Allora, Mirumoto, che sta sull'orlo di una furia omicida che rischia di fargli perdere onore, cosa seguendo gli insegnamenti del suo maestro Sosuke Togashi, e cosa chiude gli occhi e sguaina, facendo una tipica azione già provata in allenamento mille la sua katana, e facendola nascere verso l'alto, a l'alto verso destra, a cercare di abbattere o colpire anche il Ronin di fianco a lui. Sfortunatamente non riesce a colpirlo, perché quello riesce a schivarsi per un soffio, però se non altro lui adesso ha una katana, dopodiché può fare ancora un'azione di movimento, e facendo un'azione di movimento, fammi ragionare un attimo, no, strategicamente è meglio se che li tengo, quindi altrimenti rischierei di dare un colpo in più a da Kodo, e non è il caso. Detto questo, sì, non posso fare altro e passo il turno. Arrivo, sto un attimino ragionando, credo che rimango in acqua. E allora, come prima cosa, faccio Calming Breath, quindi mi abbasso di uno lo strife. Come seconda cosa attacco il Ota, il contadino. Ok. Che quanto ha di TN il buon Ota? Come tutti gli altri. Nice. E ho fatto un'opportunità. Un successo con strife, un'opportunità con strife e un successo pulito, e un successo critico pulito. Quindi tengo l'opportunità, tengo il successo con strife e il critico, che vado a rirollare. Ok, ed è un successo critico con strife che rollo ancora. È un'opportunità. Morale della favola sono, se ho contato bene, 1, 2, 3, sono 3 successi e 2 opportunità e 2 strife. Ora, le 2 opportunità, invece che usarle ne uso una per togliermi le strife. Ok?
quindi sì, gli strife si azzerano. E l'altra opportunità che ho, abbasso la fatigue, ok? Sì. E abbasso la fatigue di uno. In sostanza io ho fatto 3 successi comunque. Hai fatto 3 successi, che è abbastanza per colpire. E... e Katana fa damage 4, eh? Allora, che io riduco di uno di aspetta, la veste logorisce la fascia per la testa agricola, ok, sì, riduco di 1, quindi fa 3, okay. E prendo 3 danni, ok. Una cosa, l'ultima cosa, l'ultimo movimento che ho, l'ultima azione che ho, faccio la guardia, se non sbaglio, tra le azioni di supporto, sbaglio. Ma deve essere senza T. Ah, ok, quindi non posso usare la guardia. Cioè. Oddio. In breath. Sì, ma lo strife è a posto, più che altro è la fatigue. Ti abbassa anche la fatica, cambia. Ah, ok. Allora, ricordo male, aiutatemi. No, è corretto. Allora, devo abbassarla. Quante volte ho fatto cambio in breath? Un paio. Prima no, l'ho fatta solo una volta prima. Ok, allora devo abbassare ancora la fatigue. Ok, ok. A questo punto i popolani iniziano a correre via e proseguiamo con l'attacco del Ronin numero 1. Va a questo punto verso... Se vuoi ti descrivo la scena, però, se vuoi. Sì, descrivimi la scena, scusami. Allora, cerco un attimo la concentrazione per calmarmi mentre ci studiamo io e Ota. Trovo un'apertura nella sua guardia e lo colpisco alla base della testa, sulla spalla sinistra. Okay. Dopodiché di nuovo mi rassereno un attimo e riprendo la guardia. Ok. A questo punto, allora, quello che succede è che i popolani iniziano a correre via e vedendo che inizia a esserci problemi, soprattutto perché Ota ha colpito un magistrato, qui non è più una rissa, un magistrato, uno Yoriki, qui non è più una rissa e potrebbe finire veramente male. E vanno via correndo, gridando, presto chiamiamo i Dushin. A questo punto il Ronin verso numero 1 si va verso Mirumoto, brandendo la Yari in mano. In acqua, ti consiglio. In acqua, sì. Ok, e quindi va praticamente, tenta di prendere un'apertura nel tentativo di un fendente. In mezzo però c'è, davanti, intorno a lui c'è anche il suo compagno, Non so se conta oppure no, se vuoi aggiungere. Credo di sì. Un TN. Gli aumentiamo di un TN di 1. Può anche attaccare a Kodo volendo. Attacchiamo a Kodo allora, sì. Vabbè, il TN è uguale comunque, cioè sarebbe 3 per entrambi. Sì, va per attaccare a Kodo. Sì, allora praticamente lui carica con la Yari, vedendo la persona che lo dovrebbe pagare in seria difficoltà e sui soldi, e tendente un fondo verso a Kodo. Ota come è messo, scusami? Ota è messa abbastanza bene perché non è proprio stanco. Non è proprio stanco. Ah, non pesce. In acqua. Allora, la difficoltà era 3. Perché tu non sei in coso, in aria. No. Sì, okay. Ma sono comunque in zona oscurata, quindi è 3. 3, ok. E a questo punto, se è abbastanza, farei. Non ho bisogno di esplodere. Devi farli esplodere. Devi farli esplodere per forza. Devi farli esplodere, sì. Farli esplodere 2. Visto che me lo chiedete, faccio. Nah, non ce la fa. Un'opportunità e niente. Però a questo punto mi ridurrei lo Ronin numero 2. Continua praticamente l'attacco verso Mirumoto. Allora. Vai, vai, tira. Ok, allora mi sposto il in uno. Che hai. E attacco il samurai. Un attimo. Ma prego, fai con calma. Mirumoto, come sei messo? Come ti vedo?
Beh, vai, grazie, tu? Come ti vedo? Messo male? Bene, grazie, tu? Insomma, mamma mia, cioè, Madonna. Sì, ma sei vergognoso. Io non dico più niente, perché almeno io ho il pudore. Guarda, almeno ti prendi un botto di strife. Allora, è in fuoco pure. Esatto. Ma non... Sì, sì, ma nel senso che gli diamo fuoco noi. Scusate, cosa ti tieni? Tengo un successo con strife, l'esplosivo e il successo normale. Meglio non esagerare. Allora, bravissimo. Allora io uso la scuola della via della scuola. Usando la via del drago con la katana sguainata, sempre con gli occhi chiusi perché sono concentrato nel vuoto, mi sto rasserenando, ti faccio ritirare il dado bianco e il dado bianco critico, sperando in bene. Il bianco e il dado bianco critico, ok. I due dati bianchi che ti tieni, sì, anche se sono più buoni per te. Non cambia il risultato perché faccio comunque un successo. Due successi, uno strife e un'opportunità. Quindi sono due successi, uno strife e un'opportunità. Quindi un successo buono. Gli darei strife. Praticamente il Ronin va per un altro colpo sul polso. Tu schivi, ma non schivi abbastanza bene, perché in questa maniera ti sguarni, ti... la tua guardia, praticamente sei fuori guardia e questa cosa non ti è riuscita proprio benissimo. Gli faccio tre danni. Tre danni? Tre... No, no, quattro danni perché c'è il fuoco. Quattro danni. Perché c'è l'armatura, ho un successo bonus e la katana fa 4. Quindi il successo bonus e l'armatura si annullano a vicenda e ti faccio 4. Va bene. Non prendo strife, mi sembra, no? Prendo strife per l'opportunità. Ota a questo punto prosegue l'attacco tentando di abbattere la leonessa, ma la leonessa si dimostra un avversario abbastanza come si dice, abile, e praticamente lui inizia a muovere questa, senza tecnica, questa specie di pezzo di legno. Ma cioè, non è assolutamente un problema per te. Tocca a il numero 3, che solito si sposta in fuoco e attacca il datore di lavoro. Non si arriva l'altro token, ecco qua. Attacca il suo datore di lavoro, quindi no, la persona che attacca il datore di lavoro. Ci sta prendendo gusto. Sì, sì, ma torniamo prossimo dalla missione. Se tu... Che è successo? Abbiamo perso un braccio per colpa tua. Perché? Perché non eri con noi. Ti sta proprio prendendo gusto. Vai, vai. Perché lui era il curatore, porca miseria. Esatto. Madonna. Mamma mia. A me dispiace, ragazzi. No, non è vero. Dimentica. Infatti non è vero affatto. Allora... Ma pagherai il prezzo della tua sconsiderata miopia. Non ti preoccupare. Fit. Ok, sono tre successi. Allora, mi tengo un successo esplosivo. Allora, no, aspetta, è codo, quindi è protetto dal fogliame. Sì. Mi tengo i tre successi. Mi tengo due successi neri. Senza i due successi lisci. E il successo esplosivo. Però gli puoi dare strife con quello. Esatto. Attacco con... sì, ti faccio super il TN, ti faccio 4 danni, che riduco di 1, quindi faccio 3 danni. Uso l'opportunità per aggiungerti 2 strife. Di nuovo, messo male. Allora... Ah, santa pazienza. Ricordati che la ritirata è onorevole. A volte. Mazzo. Ma io ti poi ritiro i dadi in testa, ti ritiro. Io ho smesso di parlare. Mi sta schernendo pure. No, qui sono serio. No, sono serio.
Perché mi sa che qui... Sì, sì, io, anch'io sono seriamente tentato di ammazzare la Gash appena torniamo alla biblioteca. No, guarda, esatto, mi sto già preparando... Mi spago finché posso, perché so che quando tornate alla residenza, se tornate... Bravo. Se tornate! È il se, è un condizionale. Pezzo di merda. Comunque sempre in amicizia, il il token di Agasha, se volete, però no, ma se facciamo un Deus Ex Machina, facciamo arrivare Agasha. No, prego, si le cose. No, no, anzi, cioè, scusate, la cosa bella è proprio quello che siccome abbiamo giocato in maniera interpretativa e c'è stata l'evoluzione che c'è stata, è giusto, mica, cioè, io personalmente sono da sempre contrario Deus Ex Machina, quindi poi carità, anzi è bello proprio così, perché si è creato questa situazione di merda che però è tutto è un frutto positivo, no? Quindi sono, cioè, io sono contento. No, è bello vedere come Agasha riesce a creare una situazione di merda anche senza essere presente. No, sì. Sono passati in fuoco il 3 e il 2, giusto? Sì, sì. C'hanno abbastanza slancio. Ma allora, era il numero uno che aveva appena fatto Calming Breath, giusto? Sì. Maledetto Runes. Ora lui. Scusate, il 3 come sta? Il 3 è... intonso. Esatto, praticamente quasi non toccato. Mamma mia, ragazzi. Se io in The Treasure Master non ho linee di tiro libere, praticamente. No, in questo momento sono... cioè, hai una penalità perché tutti ingaggiati. Però non c'è scritto. Giusto, giusto, ci sta. Prima ho dato una penalità. No, ma sto scherzando. Agasha, che tiri maledetti che fai? Ne hai pigliato Strife manco a pagarlo. Scusate, torno calmo. Allora, dai, ce la posso fare. E niente, casco vapori dell'incubo su quello in acqua, l'uno. Vai. Fischia, gli ammazzo, gli faccio vedere tutta la famiglia morta. No, forse. Cioè, no, forse. Come no? State scherzando. C'ho i dadi incanalati io. Aspetta. Bravo. Definisci pure quello che ti tieni. Allora, aspettate. Tengo i dadi incanalati, caspita. Ho 4 successi giusti e tiro anche l'esplosivo. Allora, il tiro totale sono 4 successi e un'opportunità e 2 strife. Tiro di meditazione per resistere. Esatto. Aspetta però che ti dico, l'opportunità io la uso a sto punto di nuovo per fare l'incantesimo anche a quello in fuoco, volesse mai io... al 3. Ok. Volesse il cielo che qual che è la faccia. Fuoco? Quello è il numero 3, il running 3. Number 3, ok, allora inizio con il culinario. Che è in acqua. Che è in acqua, esatto. Anzi, vuoi farlo te, Master, dato che sei quello che... No, fai tu, che ti vedo... Fai tu cosa? Che sta tirando? Ti vedo motivato. Ok. Ma può tenerne però... due. Esatto, quello è il problema. Allora, 1, 2, ok. Mi tengo successo normale, successo esplosivo con Strife. E rollo quelli bianco. 3 successi, 2 strife. Quindi mi tengo i 2 strife per forza. E non bastano. E te ne prendi altri 4. Esatto, quindi è compromesso. Sì, e quindi si deve smascherare e deve attaccare il fantasma, esatto, a scappare. Si smaschera, quindi si scende a 0 e si mette ad attaccare col il Peter. No, l'isola che non no, c'è. No, si mette ad attaccare. Boh, Master, dimmi tu. L'idea. Cioè. L'incantesimo può o farlo attaccare o scappare, scegli tu cosa fa. Allora, lui fa un unmasking e a questo punto si paralizza perché è terrorizzato. E dura per 4 turni. E dura per 4 turni. Intanto parlo con l'immediazione del numero 3. Che ha fatto? Quindi, che supera, giusto. Perché è in fuoco lui, giusto? Esatto. Quindi è l'uno che è l'uno bloccato, che va in crisi. Ok. E bravi ragazzi, avete tolto dal combattimento 1 su 3.
Inutile che ironizzi. E io grido. Cosa? No, è vero. Vai. Nel momento in cui compaiono i due fantasmi, ancora di nuovo immagino che l'uno a sto giro, preso dalla confusione, stia vedendo davvero il fantasma del suo maestro scomparso, oppure di uno del suo clan. Vedo che si paralizza, vedo che rimane pietrificato, grido a Mirumoto. E ignora quello col bavero rosso. Mirumoto apre gli occhi e questa volta, per la prima volta, le sue sopracciglia sono incurvate in un arco molto pericoloso. Lascia esplodere un urlo mentre si smaschera, perdendo probabilmente gloria, perché per una fitta di rabbia il personaggio deve di solito togliersi onore uguale al suo rango, gloria uguale al rango o entrambe. Questo c'è scritto, non dice chi decide. Io proporrei, se il master è d'accordo, però decide lui chiaramente, di togliere gloria, che è quella che ho alzato per ultimo, che mi ha dato anche l'abilità e che riguarda, e che è più afferente al fatto di dire la parola, di rimanere fedeli alla parola data, perché chiaramente io prima, mentre mi esponevo, ho cercato di in qualche modo peso... Io direi gloria, perché effettivamente sì, per il semplice motivo che fondamentalmente siamo fiati. E, o meglio, questa cosa non ha sortito effetto e probabilmente non ha avuto abbastanza gravitas, quindi direi di sì, più che onore. Ok, allora vado a zero e vado in fuoco, perché sono di rabbia. Uso di nuovo la lama nascente, questa volta Wakizashi, e dopodiché caccio un urlo mentre sono accigliato e mentre faccio uscire fuori il Wakizashi dall'altra parte, perché non posso utilizzare la katana perché ho utilizzato l'abilità della mia scuola nel mio turno precedente, e con la Wakizashi provo in fuoco ad attaccare il numero 3 con tutta la rabbia di cui posso. Non è che sei anche, non è che ti metti anche la connessione in rigida? No. Vai in iperventilazione. Bravissimo. E posto. Ah, abbronzatissima. Non avevo dubbi che potevo fare in questo modo. Ma che cazzo, Toby, io ti odio. Bene, detto questo, non riesco a fare il T3, quindi non colpisco. Ho il Wakizashi sguainato, non riesco a fare altro. Però ho posso tenerne 3. Quindi a questo punto tengo le 3 opportunità. E le 2 che mi avanzano. L'ira non è la piega dei Jedi. Non siamo Jedi, esatto, siamo qui adesso, siamo carne morta, è diverso. E se no morivo perché sono messo molto male. Un sono samurai, no, poco. Un samurai, mi dispiace, la ritirata strategica non è fino alla morte, per l'onore di Mirumoto, perché pensando alla morte che è il grande problema, mattina e sera Mirumoto nel silenzio è pronto a morire in ogni momento. In un mondo irreale la morte è l'unica verità. E detto questo, adesso ti dico, benissimo, allora io faccio questa cosa per salvare Akodo, uso questi due opportunità in fuoco e costringo gli altri personaggi a prendere due strife per scegliere me come bersaglio dei loro attacchi, azioni di attacco e di schema fino alla fine del mio prossimo turno. Quindi attaccano tutti me. Ah, hai detto. Sì, per forza. Così almeno Akodo. Salvo Akodo. Praticamente quello che succede è che tu fai questo urlo, scusami, Scalda, fai questo urlo tentando di lanciare un fendente e esponendoti volontariamente con la guardia. I tre si guardano, come per dire, questa è un'opportunità troppo... i due si guardano, è un'opportunità troppo ghiotta, e riesci praticamente a distogliere l'interesse di uno da Akodo. Sì, vai, perché alla fine attacco tutti. Un attimo, scusate. Siccome perdo gloria pari al mio rango, io ho 65, perdo 6, giusto? Esatto.
Ok, e quindi perdo l'abilità notoriamente affidabile. Sì. Me la cancello. Guarda te, inaffidabile sei. Allora, Akodo. Akodo rimane in acqua perché deve fare calming breath per forza. Magari anche una segna di guardia? No, azione di guardia non la faccio. Faccio prima azione, calming breath. Seconda azione, attaccherei il samurai che a questo punto mi ha dato le spalle e si sta concentrando su, sì, su Mirumoto. E, esatto, e vado subito. Come seconda azione tiro fuori la Wakizashi e poi attacco. Ok, quindi adesso sono con Wakizashi e Katana. Sì, assolutamente. Okay. Oh, bene. Ma tu hai due spinning? Nice. No. Sì. Oh, sì, ho lame turbinanti. Ho lame turbinanti. Allora, ho fatto tre successi puliti, un successo con Strife e un'opportunità. Allora, il successo con critico con Strife lo rirollo e ho fatto giusto due opportunità. Allora, la questione è questa, ho fatto quattro successi in sostanza e due opportunità e uno Strife. Le due opportunità, visto che ho dual spinning, le posso usare per colpire anche con la Wakizashi, se non ricordo male. Vado a vedere. Deve essere pari alla vigilanza del bersaglio. Mi devi dire quant'è la vigilanza del... 3. 3. Allora non le uso per... non posso usarle per usare niente. Non le perderei niente. Quelle opportunità le uso in questa maniera. Anzitutto lo colpisco con la katana. E sono 4 successi. Sì. E le due opportunità sono... si possono usare per critico, se non ricordo male. No, va di critico automatico se ha due opportunità. Esatto. Mi ricordo che avevate detto così, mi ricordo. Sì, sì, è corretto. Quindi ho fatto 4 successi intanto di katana più il critico. Allora un attimo, 4 successi. Ok, sì, sì, è corretto. Sì. Quale tieni? Non è più il critico. Guarda, tengo, sono uno, tengo i 3 successi. Sì, sì, giusto, è vero. Già. Allora, tengo il tu non puoi decidere a posteriori quanti sei tenuto. Esatto. Allora. Perché hai esploso. Sì, giusto. Devi aver deciso cosa ti prendevi prima. No, l'ho deciso prima cosa mi prendevo. Hai ragione tu. Quindi mi tenevo i 3 successi, di cui un esplosivo, e l'opportunità e basta. Quindi il clinico non lo faccio, mi spiace. Okay. Quell'opportunità però la posso usare per abbassare, se non sbaglio, lo strife, giusto? Sì. Ok. Di due. Quindi ti becchi un solo. Ti becchi, ti togli uno strife. Esattamente. Running, e uno, il danno. Nulla. Il danno è. Ti ho detto i 3 successi. Più il danno della katana. In sostanza, praticamente lui si volta verso Mirumoto. E io approfitto del momento per con la katana scendere sul suo fianco, dalla spalla verso il fianco. Hai fatto? Ho fatto 3 successi. 3 successi, ok, quindi lo stesso bonus. Esatto. Quindi due difesa 2, quindi la catena fa 4, 5, fai 3 danni, posso. Avete segnato 2 strife a tutti, anche a Ota? Per gli opportuni. A Ota no, certo. Non l'ho dato. Aspetta, ma due strife a tutti. A tutti i personaggi che attaccano me, quindi pure Ota. Ota non sta attaccando te, eh? Appunto, quando tocca a lui dovrebbe attaccare me in base al strife. No, aspetta, vediamo. Guarda, fuoco, gli altri individui devono aumentare turbamenti due per scegliere il personaggio che hanno scelto. Ah, no, il contrario, pardon. Devono prendere due se attaccano me. Non sono obbligati, è giusto, ho interpretato male. Sì, allora hai fatto l'opposto. È l'opposto, quindi non prendono strife per niente. Se attaccano me, se decidono di attaccare me, devono pagare, allora sì. Esatto, li hai spaventati praticamente. Sì, esatto.
Ok, tocca al numero 1. Sta fermo e impaurito. Istante scende a 3 turni. Prossimo, il Ronin numero 2. Allora, lei direi che si mette tra... fa un azione movimento e si frappone tra... Alpina si mette in aria, nota. Sì. No, no, nota, intendo. Nota. Si mette in aria. Anzi, trovato, ecco. Si mette in aria. E praticamente si frappone tra Minamoto e il suo compagno che è stato impaurito da Soshi. E successivamente fa la sua azione, un'azione di difesa. E va a proteggere il compagno. Il compagno, sì. Il fuoco. Allora, sì, praticamente lui indietreggia il numero 3. No, cosa succede? Il numero 1 indietreggia, tentando con la Yari di tenere lontano. No, la Yari. No, scusami, con la katana tenta di tenere lontano. Il moto. Fa il TN1, giusto? Sì. Allora aumenta di TN. Allora, sì. Guardando nella regola della schermaglia, posso. Con due successi bonus posso aumentare ulteriormente il TN. Sì. A mese che 3 a 4. A 4. Ok. Di conseguenza. E 5. Praticamente. Esatto, per attaccare quello in aria dovete fare 3, per attaccare quello in fuoco dovete fare 4. E questo è il suo turno. Quindi potresti ripetere un attimo. Praticamente. Il numero 2 si frappone tra tu, tra Miromoto e il numero 1, che è in favore, e poi si mette in aria, quindi evasivo, e cerca di difendere il suo compagno in numero 3, facendo azioni di difesa. Quindi il 2 adesso ha TN3, e il 3 ha TN4, perché è riuscito a fare molti successi. Ma scusami, quali successi hai tenuto, ricordami? Quello nero... i tre successi normali, praticamente. I tre successi senza stress, giustamente, perché per fare stress, giusto, hai ragione, tu agaci. Esatto, e poi in aria, comunque, posso utilizzare l'opportunità in modo generale per ridurre lo stress, oppure... Sì. A prescindere anche se non è uno stress che tengo dal tiro. Opportunità la usi... No, no, deve essere forse il turbamento ottenuto da quella prova. Non posso ridurlo. Ok. Ota tenta di colpire nuovamente Mirumoto. E Mirumoto ha tanti di quei nomi a Kodo ormai. A Kodo non più. Intanto muoio tra poco. Fatto 3 successi, mi ha preso. 3 successi di cui e 2 strife. Danno? Scusate, danno faccio 2. Ok, la fatica è pari all'endurance. La letalità è 4. Non fa ancora un critico. Questo pezzo. Quindi di legno. Sei incapacitato? No, no, sono ancora. Pari. Ah, sei pari, perfetto. Ronin numero 3. Okay, secondo me va su Akodo. Va su Akodo, sì. Non posso andare su Minamoto, in me con lo strife. Esatto. Minamoto ha decretato la fine di Akodo, sappilo. Spera in bene Akodo. Che è successo? Sì, ma Gasha! Sì, vabbè, dai. Sbaglialo! È successo un'opportunità. Non ho neanche il vuoto per fare... No. Altro strife... No, adesso non ti faccio un critico. Vedete, sei incapacitata, ti becchi 3 di fatica. Di strife? No, di fatica. No, strife no. Quindi fatica. Vado a 15 su 12. 15 su 12. Sei incapacitata, il prossimo colpo ti stende e ti fa un critico. Se non riesci a recuperare. Non riuscirò mai a recuperare. Se non riesci ad allontanarti molto 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 velocemente. Puoi allontanarti ancora in teoria. Con praticamente complice il colpo la bastonata
di Ota. Il Ronin va per un fendente su, all'altezza dei reni, e a questo punto Akodo la riesce a spazzare con il minimo delle forze, ma è praticamente esausta ed ha praticamente perso il fiato. Allora, è l'unica cosa che posso fare. Cioè, l'unica io cosa non voglio credere che una scorpione invocatrice non abbia di che scappare. Mi rifiuto di credere. Dimostra il tuo onore. Onore. Quale onore? Allora, io vedo evidentemente incapacitata la mia compagna, giusto? Sì. E vedo in seria difficoltà il mio compagno. Sì. Ma che cazzo me ne frega del loro di onore? Io tento il cast della cosa più OP di questo gioco. I miei compagni sono taglia 1, giusto? Sì. Per ora siamo ancora 1, bravo. Adesso facciamo pezzettini. Allora, mi ammasco. Pratica... Vedete che quando il fendente colpisce a Kodo, costringendola, vedendola evidentemente colpita, e vedo gli avversari circondare il buon Miromoto e tutti attorno così troppo pressanti, troppo vicini, non essendo abituata allo scontro, al retro di un altro passo inizio a iperventilare, iniziando a bisbigliare cose. Non doveva andare così, no, dovevamo fare diversamente. Akodo doveva spostarsi più là, io dovevo andare più là. Mi riscuoto solo un attimo per tentare disperatamente di appigliarmi ai kami e fare un'invocazione. Che ovviamente, mannaggia la... che sta veramente... No, fermi, no, però è bastato, erano TN1, mi ero sbagliato. Buon per te. Mi fa piacere per te. Cos'è che fai come dadi? Faccio un'opportunità e un successo. Per il rotto della cuffia. Su 180 dadi hai tirato. Niente, esatto. Occhio, manocchio. Cioè, fischia. Agasha, sei la persona più orribile del mondo. Smetterò di dirtelo. Non c'entri nulla col mio tiro, però sei la persona più orribile del mondo lo stesso. Adesso non so, vabbè, praticamente vedete una leggera nebbia spostarsi alle mie parole e a Kodo, dove prima c'era Kodo, scompare completamente alla vista di tutti. Ci sta. A Kodo diventa completamente invisibile e io uso l'opportunità la uso... per raggiungermi, utilizzo la mia abilità per rivelare il turbamento del Ronin number 2. Quanto ha di turbamento? Attimo. Turbamento 8. 8? Perfetto. Yes. Grazie per avermelo detto, sei molto gentile. Quindi allora, cioè Soshi visibile. Non lo vedi più. Akodo non la vedo più, quindi ci sono solo io. Interessante. Allora facciamo. No, ci sei tu e Soshi. Ci sono io e Soshi. Esatto. Soshi si è smascherata. Il 2 immagino sia molto giù, insomma, con lo strife. Sì, abbastanza. Loro sono provati, eh? Noi no, invece. Allora diciamo che dovrei fare questa cosa. Facciamo questa cosa qua. Rimango in fuoco. Sì. Allora, il 2 a TN3, giusto? Sì. Allora. Ed è in aria, giusto? Sì. Perfetto, allora attacco lui. In fuoco. Allora, e attacco lui con, devo dirlo, con una tecnica che si chiama
colpo che trafigge il cuore. Come con un'azione di attacco in movimento, usando la catena, cerco di fare un TN4 di martial arts su fuoco, cercando di beccare questo avversario. Devo fare TN4. Sì. Io ai 3 dovrei cercare di fare un critico. Avrei la possibilità di rirollare. Vediamo un po'. Non mi sembra. Beh, è appellabile il discorso dell'onore, per visto che qui master posso, cioè posso pensare di poter contare sul reroll che mi dal fatto di rimanere per senso di giustizia. Posso contare di? Allora, prima di, siccome è una cosa strategica, devo capire se posso contare sul precetto della giustizia della che io tengo cara, e quindi potenzialmente a rirollare due dati per il fatto di rimanere lì al della nave che potenzialmente affonda, perché sì. Se posso usare il reroll, ok, allora faccio questo check. Però sì? Tu hai anche un ghiri verso Akodo. Esatto. Ok. E infatti. Sì, sì. Vai, vai. Ma non c'è più lei. Ti ha lasciato così. O magari è caduta o sai dove si... No, io vedo lo sgomento fra tutti quelli intorno. Siamo lì. Sì. Quindi tutti non la vedono. In questo momento sì, però non sai se l'hanno fatta scomparire, se si è nascosta, se vedi Soshi che non hai avuto... Immagina che sia concentrata. Tira. No, sì. Devo capire, perché in base a questa cosa io devo per scontare. Tutti vedevano che scompariva, quindi poteva presumere che non c'è più. No, al momento non è che improvvisamente puff non c'è più e non sapevo. Ecco, bravo, ecco, ok. È soltanto, cioè, è talmente concitata che la dilatazione del tempo durante un combattimento non sai quanto possa durare. Ti giri e c'è qualcuno, ti rigiri e non c'è più. Immagina che allora, anche nel sangue ci sia sudore. È una rissa, non è... Allora, chiarissimo. Allora, essendo così chiara la cosa, non faccio questa abilità, perché mi impiega delle cose. Quindi con azione di movimento... No, però la giustizia è un principio giusto, cioè è un concetto giusto, lo puoi utilizzare, per reroll. Sì, quello sì. Però non... Ho detto che Akodo in questo momento non sai dove sia. Ecco, allora... Allora, io pensavo, ho capito male come descrizione, non so dove sia, quindi non so, ok, quindi ma non è che ho visto che tra virgolette sì. Non c'è più, ok, quindi non sapendo dove sia io punto a difenderla, e quindi non posso fare quell'abilità lì perché mi richiede sia attacco che movimento, quindi faccio un movimento verso Akodo e dopodiché faccio un altro potere che a questo punto cercherei... Allora, la stanza è la stessa in Fire? Sì, per forza. Ok. Per forza. Assolutamente sì. Allora. Va bene, faccio pure io lo stile di rame binario. Ok. Gli attacchi. Allora, mi mettete avvicino da... E cosa fai? E allora, c'è il 3 che è in tonso. Il tonso però ci mette un TN4 per colpirlo, perché è difeso dal suo amico. Ok. Quell'altro... L'altro cioè... TN3. No, attacco il 3. All'attacco numero 3 che è adiacente con... Allora. Quindi faccio questo. Va bene. Quindi devo vedere se riesco a fare opportunità. Ok. Vado. Direi che ho fatto opportunità. Allora, stavolta è andato bene il tiro. Ci sono due opportunità. Un critico bianco, un colpito nero, un colpito con strife. E un'opportunità con strife,
Quindi io tengo 3 e mi tengo per attivare. Devo colpire 4, abbiamo detto, giusto? Sì. Quindi se devo colpire 4 mi devo tenere i 3 colpiti con uno strife e devo rirollare il bianco. E sperare di fare un... Esatto, se no faccio un'altra cosa, non è... tanto i poteri si innescano se fai. Ovviamente non c'erano dubbi. Quindi... Non hai colpito, eh? Non ho colpito, no, perché ho preso gli altri. Sì, sì. A codo. Io sono sparita, sparita e incapitata, però sono sparita. Sparita non lo sai che non sei sparita. So. Loro non ti stanno dando più attenzione. Ok, non so cosa mi succede, non posso chiedere niente, quindi devo rimanere in water e faccio 2 movimenti e faccio calming breath. Ok. A un certo punto sentite un fischio alla pecoraia. Ronin 1. E niente, se ne sta fermola poi. Tocca Ronin numero 2. E vediamo, attacca il signor Mirumoto, dato che adesso potete farlo senza essere... Perché sono l'unica persona qual è chiaro il sistema di combattimento? Vabbè, comunque, il Ronin numero 7... Come lo vedo? Come lo vedo Mirumoto? È stanco? Muoto. Ha faticato, ok, allora mi metto in fuoco e attacco il nostro amicone. Allora, quanti dati rirollo? Rirollo? Allora, prima decidi chi prendi. Allora, mi tengo esplosivo con strife. Successo normale e opportunità. Allora ti faccio ritirare. No, l'opportunità normale. No, ah, opportunità sì, normale. Sì, scusami, sì, successo con strife intendevo dire. Allora sì, gli faccio ritirare 2 successi che ha tenuto, quindi 2 neri. Allora un attimo. Oh, comunque è incredibile, ti distrai un attimo, perdi il filo. Potevo rirollare 2 dati io. Guarda, è incredibile. Sì, è molto incasinato. Non quanto Star Wars. No, no, al contrario, fidati. No, come? Star Wars è troppo incasinato. No, siamo noi che stiamo facendo anche un po' di bordello. Fidati. Faccio un successo... se faccio 0 successi, un'opportunità, un'opportunità con Strife. Nada. Manca l'opportunità con strife. Vediamo. Vediamo. Prendo uno strife e utilizzo le due opportunità per fare la stessa cosa che ho fatto. Che ho fatto Mirumoto. Cioè, attacca minacciosamente. Se l'attacchi ti becchi. Anzi, no, non ha senso. No, no, no. Strife. No, no, no. Piuttosto. No, non faccio niente con l'opportunità. Un attacco fallito. No, non gli dai strife. Vabbè sì, do uno strife e basta. Cioè, gli do 2 strife. Dai 2 strife a Mirumoto. Praticamente, lui prova nuovamente un affondo. Mirumoto fa una seconda finta e parata circolare. Però questa cosa è abbastanza provante. Quindi mi devo segnare 2 strife? Sì. Ota passa in aria e inizia a correre verso Soshi. E fa un attacco su Soshi.
Ah, caspita, ma può? In aria sì. No, in aria no, ti sposta in acqua, scusate. Ah, ecco. Ti sposta in acqua e fa un attacco su Soshi. Chiedo Venier. Okay. Figurati, guarda. Deve essere... acqua. La TN è 3. Allora, tecnicamente avrebbe colpito. No. Perché sì. Sono in aria. La TN è 3. Ho fatto 3 successi. Ma tieni però due, puoi tenere tieni solo due. Tieni due. Devi fare esplodere il danno. Faccio esplodere il danno, scusate. Avete ragione anche voi. Esplode ancora. Esplode ancora. Boom. Successo. Uno strife. Uno strife. Fa 2 danni. Ti uccidi uno però con i tuoi abiti. Quindi fai, ricevi un danno. Segniamoci sta fatica. Disputa. Sei in opportunità. Sei compromessa? No, perché ti sei ammascata. Hai ragione. Praticamente lui inizia a correre e dà una botta. Tenta di dare un colpo a Soshi, accecata dall'odio. E Ronin numero 3. Allora, Ronin numero 3 è davanti a Miromoto. E beh, a questo punto è un 1 contro 1, cioè un 2 contro 1 in realtà, ma vabbè, dettagli. O lui o... Però anche il suo amico, oddio, anche se ho dato il lavoro in pericolo, vabbè, no, attacco il nostro Minumoto. E vediamo, sì, un attacco normale su fuoco. E gli faccio 2 successi, che bastano a colpire, e un'opportunità. Quindi ti faccio... Aspetta un attimo, fammi ragionare un attimo. A meno che lo ti difendi anche con l'altra arma. Stavo ragionando. A quel punto potresti attaccare il prossimo turno. Credo che però tu lo possa utilizzare solo... No, puoi usarlo quante volte vuoi, però non puoi usare l'altra arma. Controllo perché... non. Io credo che vada in base al numero di rank. No, in base al rank è il numero di dadi che puoi far rollare. Controlliamo esatto. Con calma. E once per round. Ah, okay, quindi non posso. Non ti puoi difendere. Esatto. Allora sono 2 successi e un'opportunità. Ti faccio 3 danni. 3 danni? Sì. E hai già drenato uno? Sì. Ok, quindi 3. E ti faccio 2 strife con l'opportunità. E questo era il Ronin numero 3. Ok. Tocca a Soshi. Bella complicata sta situazione. Allora, Soshi è talmente autistica in questo momento, dopo quello che gli è accaduto, che praticamente dopo aver schivato il colpo del popolano, quasi com'è, lo scansa leggermente e gli passa a fianco, perché continua a guardare Mirumoto perché non ha idea di dove sia Akodo, perché non l'ha resa invisibile, non sa dove sia, ma vuole salvare anche Mirumoto, e quindi continua imperterrita a castare come se non fosse nient'altro. Non ti puoi spostare così tanto, a meno che non sia in acqua. Sì, beh, praticamente mi metto a fianco, cioè passo vicino al tizio. Sarebbe qua, tipo. Sì, mi sposto a fianco al tipo. Io. E casto. E Toby. Siamo capiti. Kiret. Kiret. Che schifo, Giuseppe. Tiro l'esplosivo. Tiro l'altro esplosivo. Tiro l'altro esplosivo. Toby e attenzione. Ci siamo capiti. Aspetta. Attenzione. Okay. 4 successi. 4 successi strife. E un'opportunità. Aspetta, lo sai che... State calmi, fermi un secondo, vi dico che sta succedendo e poi facciamo. Parla pure, poi vedi cosa succede. State calmi. Guarda, è eccitatissimo. Alla madonna, so che cos'è lo Spirit Backlash, ma un attimo solo. Un attimo. Tutti convinti a casa. Niente, no, lo faccio. La rischiamo tutto per tutto, ragazzi. Ormai Soshi è completamente incapace di intendere di volere. Banzai. Banzai, letteralmente.
Ottengo 4 successi e un'opportunità con Strife, quindi mi piglio 4 Strife, Spirit Backlash, dopo ti dico cosa fa Master. In pratica ci sono... sono a 4 di Strife perché mi ero ammascato. Si manifestano ulteriori 4 grossi... ulteriori paure del... di Ota, che è lì a fianco a me, e del samurai numero 2. Ok, il samurai numero 2. Lo sbilanciamento nei kami dell'aria. Esatto, esatto. E puoi scegliere tu, Master, fino a 2 individui aggiuntivi entro il raggio che potrebbero diventare bersagli. Oddio, oddio no. Ma qual è il raggio della tecnica? 2, tutti. Tutti. No, 2. 2 barra 3. Sì, sì. Allora, Ota è dentro, Akodo è dentro, Mirumoto è dentro, e Ronin 3 e Ronin 2. Tutti quanti? Tutti quanti, sì. Quindi cosa succede? Pratica, nella mia follia tutti quanti dovete tirare per resistere alla all'illusione. All'illusione. Ok, cosa dobbiamo tirare? Meditazione sulla vostra stance. Sto finendo in berserk. Sì, esatto, l'avete fatto. Guardate cosa tira adesso. Ok, ce la fai. Grande, a posto, lui è a posto. Non ce la faccio. Non ce prendete la... Strife, eh? Aspetta, sì. Sì. Poi Ota, rolla te, io rollo il numero 3 e il numero 2. Vai, vai, tira tu per okay. Il samurai prima. Vado per il 2. Un attimo. Fia, fallisci lo per l'amor di Dio. La DC era 2 o 3? 2 per te. Per me era 2. 4 per Akodo. Allora, un attimo, Marshall, ecco qua. Ok, è su fuoco. Fallisci. Ma porca quanto fai schifo. Cosa succede? Lo supero, mentre con il numero 3? Me non ci credo. Mamma mia. Lui ce la fa con due con uno Strife. Sì, ma okay. Che schifo. Faccio il tiro, io rimango tiro su Water però, vero? Per forza, con sì. 4 DTN. Oh, l'ha fallito almeno lui. Va correndo per campi. Ah, se ne va Ota? Ah, scappa? Si dà proprio... sì. A questo punto è terrorizzato. Vabbè, ma quando tocca a lui va via. Sì. Ok. È spooked. Quindi, ricapitolando, quello che succede è... questo incante... pardon, Soshi, che presa da questa trance, improvvisamente inizia a convogliare l'aria da intorno a sé. Cioè, praticamente questo vortice... E il vento inizia, cioè non è tanto il vento, è come se l'aria vi uscisse quasi dai polmoni, per quanto sta succedendo. Vi manca un attimo l'aria, chi fallisce praticamente viene affetto da questa visione. Ma posso buttarti una illusione che potrebbe anche essere confarsi al fatto che comunque mi sono smascherato e quindi ho perso comunque dell'onore, cioè sto facendo sì. Cose... Cioè praticamente è come se dietro Soshi le nubi si fossero addensate e stessero prendendo le sembianze dell'Oni che lei ha visto nell'incubo che gli sì. Ha proiettato, che gli avevano proiettato i kami, e quindi è terrificante in realtà. Mirumoto probabilmente lui non se ne accorge insieme perché stanno combattendo, ma il tizio che è a fianco e a Kodo lo vedono e dicono ma che cazzo. Ok, tocca a me? Sì. Allora domanda. Allora, Ota non è ancora scappato via, no, giusto? È. Quindi sta ancora lì che non so, che nessuno sa cosa starà per fare. Esatto. Allora, lui ha attaccato, quindi ha fatto una roba plateale, quindi è pacifico che si possa riattaccare, mi sembra, giusto? Sì, ha attaccato Soshi. Ok. Allora, io faccio movimento verso di lui.
Quindi mi confermo in acqua per prenderlo. Perché? Perché attenti non ti puoi muovere abbastanza. Quanto lo vedo affaticato? Stato tanto, poco. Ota? Ota in questo momento è abbastanza affaticato, non abbastanza da essere compromesso, cioè intonso. Come da non essere? Insomma, gli ho fatto intonso, no, scusate. Non è intonso, quello che intendo dire non è compromesso. È abbastanza provato perché comunque ha combattuto con un pezzo di legno un samurai con una katana. Ok. Ma non ho capito, Master, non avevi detto che fosse compromesso prima che se scappava? È compromesso yeah. dalla visione, non perché è compromesso dallo strife. Sta scappando perché ha paura e ha fallito il tiro di terrore. Ok. Allora, cioè, non è esattamente condizione regole, ma allora vado in acqua perché giustamente non esiste molto in diagonale e faccio quindi distanza 1 da lui e poi lo attacco con la katana in acqua e posso tenerne 2 e con 2 lo colpisco, mi sembra giusto? Sì. E hai pure un'opportunità. E infatti stavo guardando proprio quella. Ora vediamo un po'. Però. Posso togliere 2 strife da me. Nice. Che direi che può essere buono, oppure sì, perché tanto non è che ho fatto un gran culo. Allora mi tolgo 2 strife io. E lo colpisco. Okay. Ok, quanto fai di danno? Lui è oltre adesso. 3. Io la katana di base 4 meno 1, 3 danni. Posto. Lui è 9 su 8. Perché, nice. Scusate, lui ha composure 10, endurance 10. Allora no, avete ragione. È sull'endurance, quindi sì, sta 9 su 10. 9 su 10. Posto. Accodo. E Accodo non può fare nient'altro che abbassarsi la fatica con il coming breath, perché non posso fare niente che comporti tiri di dado. No. Fine. Cioè, sono fuori combattimento completamente. Questo. Ognuno decide per sé. Al massimo dov'è Ota, scusami, a fianco a te. Ok, al massimo mi sposto di 2 movimenti più il bonus, faccio calming breath. Sposti di quello, si può, ti muovi di nuovo e usi calming breath. Sì, esattamente, sono in acqua. Già nice. Ok. Prossimo? Popolano? No? Ronin? Ronin 1. Che quanto è sul counter? A 1? Poi tocca a Ronin numero 1. E gli stato? Sì. Va su 1. Ok. Quindi Ronin 2. Proprio così. Quindi il numero 1 sta tranquillo là, il 2 si muove, si posta di 1, poi la tenessa sempre in fuoco oppure sezione spinosa. Allora sì, mi sposto di 2 fin qua, mi sposto di 2, facendoci il movimento, e quello è il suo turno. Ok. Ota, vedendosi circondato, fa un'azione su Akodo. Sono invisibile. No, non sei invisibile. Mi sa che è stato tutto l'effetto. No, soltanto nascosto. Per quanto dura l'effetto? Aspettate che vi dico per quanto tempo è invisibile, un attimo.
Bravo. Nascosto poi cosa vuol dire? Non c'è l'invisibilità in questo gioco. Persiste fino alla fine della scena. Sì, sì, no. Rafforza se stesso con un'illusione che... no, scusate, ho sbagliato io adesso. Ho letto quello addirittura sbagliato. Mantello notturno. Se è successo, rafforza il bersaglio con un'illusione che lo rende invisibile a occhio nudo. L'oggetto è ancora presente, può essere toccato, usato, percepito. Questo effetto dura per un round più un round per successo bonus, quindi è finito con questo round. Cioè adesso è visibile, cioè adesso è tornato visibile con l'ultimo Calming Breath. Allora, lui va in terra. E si disperfermo là, sciocco. Si difende. Vede che gli stanno venendo addosso. E attacca a Kodo. Okay. Sono due ed è abbastanza per colpire, però è compromesso. Si becca uno strife. Si becca uno strife, allora no, è pari. Sì, peccato che io ho la fatica e sopra l'endurance. Quindi svieni. Svengo. Benissimo. Sì. Non hai vuoto, vero? No, non ho vuoto, non l'ho recuperato, non sono riuscito a recuperarlo. Funzionava così, giusto? La situazione... Quella, se hai colpito da un altro colpo di fatica, perdi sensi. Sì. Già. Okay. Poi, quando lo colpisce, si gira verso Mirumoto e dice... Io adesso me ne andrò da qua. Io me ne vado. Vabbè, fa un movimento, ha fatto un'azione, devi fare solo un movimento adesso. Ha detto che in terra, quindi in terra. Devi fare solo un movimento. Running number 3 attacca il Mirumoto number 1. Yeah, sì. The one and only. Fa anche lo spavaldo, guardalo. Sì, sì, cioè, questo non era nel contratto, volevo dirvelo. Allora, il massimo ha detto, vacci piano, va bene se gli fai qualche danno critico, ma non fargli troppo male. Ecco. Ma no, vabbè, ma quello adesso che è giusto. Sono due punti esperienza. Ma quello che sei un anticlimax. Quello che è giusto. Insomma, sono morti. Non fargli troppo male, c'è Mirumoto morto. Cioè. Anzi, bravissimo, cioè, tanto di cappello. Tanto, comunque, mi sa che questo colpo non andrà a segno. Quali ti tieni? È dispiaciuto, cioè questo fatto doveva esserci, eh? Ah, ecco. No, è un fallimento, a posto. È il primo che fa niente. Non l'ho rifatto. Non ti vergogni? Un po' ti stai vergognando. No, non conosce. Master, puoi spostare i numeri. Comunque. Sì. Prendo. Cassosci. E niente, un nulla di fatto. Allora, quindi c'è una Kodo svenuta, un Ota che dice io me ne vado e ti viene voglia solo di pigliarlo a schiaffi già solo a guardarlo, gli altri due che sono in piedi e l'altro che sta riprendendo. Casto una frecciata contro Ota. Ma aspetta, l'arco gli resta ancora, dato sono che ancora in aria. Sì, cosa? L'arco ti resta ancora, anche l'arco rimane fino alla fine dei miei giorni. Ok. Meno male. Giorni. Perché non può più anche che mancano pochissimi. E aspetta, se gli pianto un critico nell'anima. Nell'anima. Non sarebbe bello. potessi farlo in realtà. Sì, sì, lo so. Calmi. La domanda è, Master, lui è un minion di quelli che cadono subito? È un minion di quelli che cadono. No, dire la verità è un rival, eh. È un rival, quindi. Quindi gli starebbe benissimo una nuovissima cicatrice uomo. Per aver ferito la piccola Kodo. Allora, tiro l'esplosivo. Che tengo un'opportunità con stress. Allora, non solo ce la faccio, faccio anche di più. Aspetta un attimo. Allora, ce la fai a fare il clip. Sì, ma l'Aiario Fer mi dà di base un'opportunità in ogni tiro che faccio con quell'arma. Quindi l'opportunità ce l'avevo già. Calmi. Dell'atteggiamento, voglio capire un attimo se nelle abilità marziali posso fare qualcos'altro. Allora, niente, tengo tre successi, un'opportunità e di fatto uno critico con tre successi, Master.
Quindi li faccio in totale 5 di letalità. Vai, tira. Non devo tirare niente, io devi tirare, fare devi fitness. Tirare tu di fitness. Ah, io devo partire il fitness, che è martial. E sono in, scusate che non vedo la mappa, terra. Sono in terra, ok. Però tu non puoi utilizzare opportunità su di me perché sono in terra, uomo. Ah, fuck. È vero. Ah, cacchio, senti. Allora niente. Allora io non uso opportunità su di te, ma uso opportunità su di me. E uso opportunità su di me. Allora, vabbè, intanto gli faccio un danno normale, quindi gli faccio, ti dico il danno della mia arma, che dovrebbe essere 5 più 1, 6, ridotto delle... su queste, su, su fatigue. Sì, sì, su fatigue. Fa 5, io però riduco perché ho 1, quindi fa 4. Anzi no, scusami, lui ha 6 più 1, 7. Quindi fa... 6. 6. Ok. Quindi è incapacitato? Sì. Ok. Incapacitato, quindi non può neanche scappare. Buono. Non può effettuare azioni che richiedono prove e non può difendersi dai danni. Meno motto. Aspetta, aspetta. E uso le mie due le mie tre opportunità. Aspetta, ma non può fare azione che si difende. Uso le mie tre opportunità per non prendere strike. Ma io devo fare ancora il fitness, oh. No, 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 non, no, abbia, non ho fatto il critico, no, no. Perché è in terra. Ci siamo confusi con Akodo, perché lei non poteva difendersi, quindi il colpo non è stato... Il colpo è andato a segno, ma non ha ma è un critico. Ma di chi stai parlando? Aspetta. Tu Akodo? Akodo. Su Akodo l'hai fatto svenire, non può, non subisce il critico. No, no, ma no, aspetta, devo capire se il colpo quando sei incapacitato è su fatica oppure un critico. Credo no, che è su fatica e lo fa svenire. Ok, no, a posto. Quindi? Sì, perché il critico dice? Si innesca solo in circostanze particolari. No, 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 necessariamente. Ora perché... che è svenuto, se dovesse subire un altro attacco sarebbe un critico con gravità minimo di 10. Esatto. Però finché è incapacitato è il successivo danno che subisce. Ok, ok. La farlo svenire, è quello che ho messo nella traccia. Detto questo, lui è incapacitato e uso i miei tre... le mie tre opportunità per non pigliare strife da questo tiro, allora. Allora, come sono messi il 3 e il 2? Allora, il number 2 è in dorso, mentre number 3 è abbastanza stanco. Ok, allora io vado sul 3, sempre in fuoco. Sì? In fuoco? Eri in acqua, eh? In aria eri? No, ero in acqua. In acqua. Sembra. Ero sì, in acqua sì, prima, acqua. Adesso sono in fuoco. Mi metto in fuoco. Allora, in caso innesco Spinning Blade, perché si innesca dopo, perché dice quando tu fai un check, sì. Se hai una seconda arma si innesca l'altro, quindi devo scegliere un altro. E faccio intanto faccio Striking as Fire. Allora. Adesso escono fuori i tiri buoni, adesso. Sì. Allora, ne tengo tre. Allora, quindi mi posso tenere il bianco puro, il critico con strife. Perché scusa? Vuoi tenerti quello con lo strife? Esatto, ti conviene prenderti lo strife? Perché sei in fuoco. Perché sei in fuoco. Ma siccome io sono già ritornato a una condizione... Ah. Beh, sono a 4. Ma senti, sai che c'è. Ah, sì. Sì, no. Non ho ascoltato, No, no, guarda, visto com'è andata sta situazione, senza pietà il 3, tanto è pure il capo il 3, okay. No? Esatto. Va bene. Allora. Pedal to the metal. Riprendo tutti i successi con Strife e prendo quell'esplosivo che ritiro. Ancora. Ok, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5. 8 successi. 7, aspetta, perché 8 successi. 8. Sì, sì, 8 il passerotto, 8 il suo culo rotto. Porca, okay. Porca la miseria. Che ha detto. Porca della miseria.
Non ho fai 6 danni. È una citazione dotta. E purtroppo sì, senti, sì, 8 e passa l'8, sì. Ma, ok, hai fatto parecchio male. Ma non quanto avrei voluto, perché volevo... Non ancora. Non ho preso un'opportunità, che era quello che volevo sperare di rollare, ma non l'ho rollato. Oh, aspetta un attimo, Cosa? Rirollo un successo bianco, quasi quasi. Guarda che potresti fare trapassa cuore, con 4 successi. Aspetta, lo devi dichiarare prima, Non puoi dire adesso mi prendo i successi bianchi, a meno che non hai la possibilità. No, io sto parlando dell'ultimo critico. L'ultimo critico posso ancora scegliere di ritirarlo, o no? No, l'hai tirato e basta. No, perché ma io posso scegliere di ritirarlo. Ma ti è esploso? Sì, ma io infatti parlo delle... dell'esplosione. Quell'esplosione, l'ultimo tiro. Oddio, non so se puoi far rirollare gli esplosivi. No, devi prima selezionare il pool e quello che è, rirolli. Non è che puoi dire adesso faccio... Non è così, no. Non è così, Non dice... No, la domanda master è se può far rirollare i dadi che ha già fatto esplodere. Cioè, ti può far rirollare l'opportunità lì che ho ottenuto adesso. You may reroll up to 2 dice. Non ti parla di pull, non ti parla di quando farlo, decidi tu. In realtà ti dice quando farlo, penso. C'è scritto sulla... Ti dice quando inneschi la cosa, no? Dice, no, c'è scritto... Guarda sull'ordine di quando si fa un tiro. When performing a check. No, è vero. Sì, è giusto. Comunque, è la prima rollata, Basta, posto così. L'hai colpito e hai fatto 6 danni. E è ancora in piedi, però. Prossimo, Akodo. È un affondo di Akodo. Buonanotte, è un affondo di Mirumoto. E lo prende senza guardia, praticamente. Maledetto. Prossimo. Cioè, vuole la faccia tua di maledetto. Esatto. Ok, improvvisamente da in fondo vedete Bondo. Guardarsi la scena. È appoggiato praticamente all'angolo di una delle case e si sta guardando la scena. Sta guardando la scena, ragazzi. Che stronzo. Dai. Dico le parolacce, Ronin, vai. Tocca Ronin 1. Ok, Ronin numero 1, adesso è libero finalmente. Il Ronin è libero, sì. Ok. Guarda Bondo. E esita. Scusa Master, però c'è anche Ota che è giù. Sì. Non gliene frega niente ai Ronin che Ota sia giù. Sì. Non ti preoccupare. È pieno di gente però. In realtà c'è il terreno oscurante, quindi non hanno ancora notato. Allora, il Ronin 1 guarda Bondo come per dire che cazzo succede e sta fermo. Anzi, accenna un passo indietro per andarsene. Ronin 2 non si è accorto di Bondo e procede con l'attacco su Mirumoto, tentando di stenderlo. Non so, sì. No, su Mirumoto. Mirumoto hai terreno oscurante? Sì. Quanti mi fai rollare? 2. Allora, adesso ho DC target number 3. Ti faccio ritirare. Mi leggete i dadi prima, anziché... Allora, ho fatto un successo normale e 2 successi con Strife. Presumo che tu prenda i 3 successi con i dadi, no? Sì, certo. Allora ti faccio ritirare un successo con Strife e un successo puro. Ok. Boom. Niente. E ho utilizzato chiaramente la Wakizashi. Sì. Ok. Prossimo. Tocca il numero 3, dato che Ota è out. Attacca Mirumoto. Vediamo. Ok, ha fatto un'opportunità, un successo liscio e un successo esplosivo. Rollo esplosivo. Entra. Ti faccio 3 danni e uso l'opportunità per alzarti. Quindi ricevi 2 strife. Ricevi strife. Quanti strife? 3 danni fisici e 2 strife. Allora, vado giù, cioè vado a 13 fatigue su 12 di endurance. Oh. Prossimo turno ti riprendi però. Quindi sto 13 però.
Sì. Ok. Soshi? Che brutte situazioni. Allora, praticamente faccio un passo verso Ota e ruotando l'arco, che a questo punto immagino Master sia un colpo di melee quasi fatto a pugno, glielo pianto nello stomaco per farlo svenire. Ok, quella è a codo, penso. Quella è a codo, sì. Ah, già, giusto. Lo scorpione si è rivelato per quello che è. Non puoi andare lì, però va bene per poi però, però gli tiro una freccia, è lo stesso. Sì, 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 puoi andare sul... Vabbè, sei vicino a... sul cadavere. Sono... Esatto, sei vicino su a coso, ad Akodo e gli pianti. Resti in acqua, però, per farlo. No, no, io allora tiro una freccia e glielo pianto. Cioè, ok. Glielo... Ti... okay. Allora ti lo, lo tiro giù, mi giro verso i Ronin. La, le... Ok. Va bene, uscirei dal combattimento a meno che mi rumoro. Eh sì, tipo gli dico una roba: morto lui, morto il vostro compenso. Andatevene. Ok. Mirumoto, sei KO, vero? No, è stremato. Ancora mi prendersi in realtà. Esatto, infatti... soltanto stanco. Allora no, non è ancora finito. No, no, se vai in acqua può fare un cambio in breath. Esatto. Anche attaccare. Nella 12 attaccare. Allora, io faccio cambio in breath e faccio un'azione di guardia su di me. Quindi, cambio in breath, dovrei riprendermi uno di strife e uno di fatigue, quindi da 13 vado a 12. Quindi adesso con meno 1 vado a 12 fatigue su 12 di endurance. Ok. Ok. E poi sì, faccio azione di... Anche... Devo fare un attimo un'azione di check okay. Di tactics su acqua. Sì. Ho sorpreso, cosa vuoi fare? Allora. Due successi. Però allora, no, 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 non faccio esplodere niente, mi tengo... Anzi, l'opportunità con la quale mi tolgo... Mi sono in acqua e mi tolgo due strife. Senza fiato, guardate, vi guardate intorno e Mirumoto accenna uno sguardo come per dire io ne ho ancora, possiamo andare avanti. I Ronin vi guardano praticamente i compensi svaniti e a questo punto indietreggiano di un passo e disingaggiano dal combattimento. Voi vi guardate le ferite e vi rendete conto che effettivamente è stato abbastanza, come si dice, provante, come più provante di quello che pensavate. I Ronin sfilano a fianco a Ota, che non muove un dito, a Bondo, che non muove un dito senza lasciarli passare. Potete fare un check di sentiment con difficoltà 3. Io lo faccio con quello di terra. No, lo dovete vedere. Sì, è terra, va benissimo. E ovviamente vi pigliate lo strife per quello che succede. Io master of subtle observer che mi va in aria, però. Ok, Mirumoto non vede nulla. Se non sbaglio, tiro sentiment air master. Quindi sì. Io gli vedo anche il colore delle mutande. Porca, sono nervoso in questo momento. Comunque, dimmi. Che cosa noto? Prendo uno strife e uno strife metto che devo prenderne due, quindi uno per la scena e uno per questo. Hai quasi la certezza che probabilmente tutto questo avviene con la complicità di Bondo. Bondo li lascia sfilare e qui concludo la sessione. Ok, allora ci siamo accorti che durante la fase di combattimento ci siamo fatti prendere un po' la mano e abbiamo commesso due errori. Il primo è che ci sarebbe un critico su Ota e il secondo è che ci sarebbe un critico su Akodo. Ho azzeccato un nome. E quindi in sessione postuma abbiamo deciso di registrare questo pezzo di
di combattimento, questo pezzo di combattimento, solo per vedere gli outcome della situazione, e faccio un riepilogo di come è andato lo scontro e tentando di chiudere la situazione per quella che è. Allora, il tiro di fitness per Ota. Ota era in terra. In terra, quindi fa un tiro di fitness e tira tre dadi. No, questo è pesando. Tira tre dadi di terra e uno di Marshall, perché fitness è in coso. E a uno, quindi tira tre dadi bianchi e un nero. Fa nell'esattezza due successi esplosivi con strife, un'opportunità con strife e un'opportunità. Toglierei, farei esplodere i due dadi e tenterei di prendere l'opportunità per abbassare lo strike di uno. Purché possa prendere quei dadi che non sia già compromesso, perché se allora è compromesso no, è già compromesso, perché anzi no, non è oltre, perché era 10-10. Quindi esattamente. E quindi fa 1, 2, 3, 4 successi in meno, riduce di 4 e gli abiti anche gli danno, se non sbaglio, riduzione di... No, quello no. Ah no? Ok, quindi sono 4. Teoricamente non piglia, non piglia nessuno, cioè un colpo di striscio. Cos'era la freccia di Soshi? Sì, la mia freccia danneggia solo i suoi avi. Ok. E lui però sviene comunque, Toby. Sviene comunque. Tiro il mio fitness defense su Water. La letalità è 4, del coso. Ok. Io prendo... Ho fatto due opportunità. Un critico con strife e un successo pulito. Prendo l'opportunità, prendo il critico con strife, il successo pulito, ritiro il critico. Sono 3 successi e praticamente 0 strife. Altro colpo di striscio. Altro colpo di striscio che è abbastanza per metterti cappotto. Probabilmente mi prende in testa con la katana per farmi svenire. Di piatto. Però non ti fa nessun tipo di ferita permanente. Abbia da che trattare. Ottimo. Io ringrazio i miei giocatori e mi dispiace per l'inconveniente, è stato comunque per noi molto divertente, speriamo che lo sia anche per voi, e faccio i complimenti alla fortuna sfacciata che Toby ha con i tiri. Fatevi dare anche i numeri da Toby e all'otto, perché pare che insomma ci abbia sti poteri. È andato molto bene, non preoccupatevi, succederà di nuovo anche quando interpreta la gascia. Sì, io ho guardato i tiri, ha fallito un tiro, uno, e ha guidato 14 persone, un tiro sbagliato.